Buonasera Dario. Buonasera Ale, buonasera a tutti. Allora, buonasera Buonasera Paolo Paolo Franceschetti. e Ciao a buonasera a me. tutti. Buonasera Matteo. Buonasera a tutti. Siamo due ospiti graditissimi questa sera per parlare di Rosa Croce e avere un'opinione alternativa a quello che abbiamo sentito esprimere dal dottor Massimo Introvigne, diciamo attraverso la perizia che gli era stata commissionata in merito all'esumazione e alle condizioni della salma di Francesco Narducci per quanto riguarda le supposte ritualità arcaicizzanti di cui si è sempre parlato. Allora, quindi io comincerei, pensavo di cominciare dalla biografia, invece comincerei da dove più o meno ci eravamo lasciati riguardo al tema Rosa Croce, ovvero le riflessioni che il dottor Introvigne ha fatto in merito. Perché mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, nel senso, oltre al contenuto dell'intervento a riguardo, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca anche l'esito della perizia, ovvero non c'è nulla, sembrerebbe di così chiaro, in merito a questa ritualità arcaicizzante egizia, o meglio, non è stata ben identificata dal dottor Introvigne, che anzi sembra un po' smarcarsi, no, da questa ipotesi, dice sì, possibile, ma andrebbe confermata da altri elementi a livello di indagini che io non possiedo. Quindi dice è tra le ipotesi. Dunque, scusate, a riguardo di Rosa Croce si esprimeva così. Tra il 1614 e il 1616 tre manifesti, la Fama Fraternitatis, la Confessio, scusate, e le Nozze Chimiche di Christian Rosenkreuz, sono messi in circolazione in Europa e acquistano in breve tempo enorme risonanza. Parlano di un misterioso adepto, Christian Rosenkreuz, che avrebbe conseguito le più alte iniziazioni e avrebbe lasciato nel suo sepolcro, nascosto nella foresta nera, tutto quanto i saggi antichi avevano saputo in tema di alchimia, sapienza, esoterica e occultismo. Personaggi tutt'altro che secondari si mettono alla ricerca della misteriosa fraternità nella speranza di esservi ammessi, fra cui René Descartes, che sarà sospettato perfino, forse a torto, di avere latinizzato il suo nome Renatus Cartesius per dare un segnale esoterico con le sue nuove iniziali REC, come Rosa Croce, agli elusivi fratelli. Nessuno trova Rosa Croce per la buona ragione che non esistono. I manifesti sono un'opera letteraria creata con altri da un pastore luterano del Württemberg, Johann Valentin André, interessato a presentare sotto il velame esoterico un ambizioso progetto di riforma politico-religiosa. Dopo qualche anno, naturalmente, i Rosa Croce esistono davvero. La finzione diventa realtà, perché coloro che erano partiti alla ricerca della fraternità, scusate, ma mi si sta spegnendo il monitor, si organizzano in circoli e conventicole, influenzano la trasformazione della massoneria da corporazione operativa in società speculativa, creano una cultura di notevole influenza sulla costruzione di un'Europa moderna, insieme preilluminista e illuminata, nel senso esoterico del termine. Tra la fine del 600 e il 700, sistemi iniziatici a gradi rosacrociani fioriscono in collegamento con gli alti gradi massonici. Il sistema più importante sembra essere stato quello della Rosa Croce d'Oro in Germania, i cui riti, gradi e dottrine sono passati in numerose organizzazioni iniziatiche moderne. I gradi rosacrociani appartengono più propriamente alla storia della massoneria, ma in ambiente massonico nascono anche ordini rosacrociani separati, il più antico ordine rosacrociano e la Societas Rosicruciana in Anglia, fondata tra il 1865 e 66 a Londra da Robert Wentworth Little, funzionario della Grande Loggia in Inghilterra. Ma ne nascono in Francia intorno al già citato Papou, in Italia e altrove. Non ritengo opportuno diffondermi in questa sede sugli ordini rosacrociani, alcuni dei quali costituiscono grandi organizzazioni esoteriche di massa, come l'AMORC, antico mistico ordine Rosa Crucis, diffuse in tutto il mondo, perché nell'Italia centrale degli anni Ottanta a oggi la loro presenza è da una parte minima o minore, dall'altra costituisce un corpo separato, rispetto al cultic milieu che prendo in esame, dal momento che alcune organizzazioni rosacrociane internazionali, così il Lectorium Rosicrociano olandese, che ha la sua sede italiana a Dovadola, in provincia di Forlì, si presentano piuttosto come realtà religiose.
Certamente di buon tono nell'ambiente che descrivo, presentarsi insieme come massone, martinista, cremerziano, agnostico, neotemplare e anche Rosa Croce, e vantare una genealogia mitica, ben inteso del tutto inventata, che dall'Egitto arriva ai giorni nostri attraverso Salomone, cabalisti, templari, Rosa Croce seicenteschi e Cagliostro. Ma non sembra che il cappello rosicrociano sia più di un cappello decorativo nell'ambiente che ci stiamo impegnando a descrivere. Per quanto l'Amork, la cui influenza culturale nel mondo delle organizzazioni esoteriche è sempre stata notevole, minore invece la sua presenza organizzata in Italia, rivendica nella sua storia mitica, a sua volta, origini egiziane, e abbia preso la sua sede internazionale di San José, in California, un museo aperto al pubblico consacrato in ampia parte alla ritualità egiziana. In ogni caso, immaginare che l'una o l'altra delle organizzazioni che si intitolano i Rosa Croce sia una sorta di superordine esoterico che controlla tutti gli altri, scorgendone eventualmente un indizio nel fatto che in diversi rituali esoterici ritorni il simbolo della rosa che si ritrova, peraltro, in numerosissimi contesti simbolici, anche non esoterici, e su cui ritornerò nella seconda parte della relazione, è del tutto fantasioso. Se avremo tempo leggeremo anche la postilla sulle rose rosse. Comunque questo è quello che esprime Ventrovigne a riguardo di Rosa Croce. Ora, questa cosa mi ha un po' stupito, no? Perché sembrava, come dire, togliere qualsiasi valenza storica antecedente al 1600 riguardo al sapere di Rosa Croce. E quindi sono andato un po' a informarmi anche sul dottor Introvigne riguardo alla carriera che già conoscevo essere di notevole rispetto, ma anche la sua formazione, quindi anche un po' sull'uomo. Non leggerò tutto, qualche cenno. Sociologo e saggista italiano, ha frequentato l'Istituto Sociale dei Gesuiti, entra in Alleanza Cattolica nel 72, Alleanza Cattolica è un'associazione di laici della Chiesa Cattolica alla quale aderisce e in cui fino ad allora ha continuamente militato. Poi nel 2016, se non sbaglio, deve essere uscito, se non ricordo male. Si è avvicinato alle Febriani, quindi alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre, con cui però rompe nell'81 perché non condivide la critica radicale al Concilio Vaticano II. Consegue una laurea in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana, una laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. La sua tesi in giurisprudenza a Torino su John Rawls è diretta dal filosofo del diritto Enrico di Rodiland, ricordiamoci anche questo nome. Si specializza sulla tematica delle minoranze religiose, a partire dalla sua partecipazione nell'87 al congresso della Mormon History Association a Oxford, con cui inizia in quell'occasione inizia un'amicizia con lo storico svizzero Jean-François Mayer e con l'avvocato storico statunitense Michael W. Homer, che sarà decisiva per la fondazione del CESNUR, che fonda nell'88 appunto il Centro Studi sulle Nuove Religioni, che è un centro di ricerca sul pluralismo religioso e sulle minoranze religiose, che si occupa di osservare e valutare la nascita e l'espansione dei movimenti religiosi e in più generale del pluralismo religioso in Italia e nel mondo. La sua biblioteca rappresenta la più ampia collezione europea di volumi sulle minoranze religiose e la seconda al mondo. Qua c'è una nota di colore perché il CESNUR è stato descritto da Roberto Gervaso, che ricordiamo essere stato un massone, che discretamente importante del giornale, come l'approdo insostituibile e inesauribile per chi vuole conoscere le religioni. La collezione consta più di 70.000 libri, è famoso nell'ambito della sociologia delle religioni, soprattutto per il suo contributo alla teoria dell'economia religiosa di Rodney Stark. È interessante questo, perché questa teoria sociologica applica metodi derivati della scienza economica allo studio della religione come fenomeno sociale e usa in particolare la metafora del mercato religioso, dove aziende religiose competono per la lealtà dei consumatori religiosi. Peraltro, come Introvigne sottolinea, questa teoria non riduce la religione al puro marketing, ma al contrario dà particolare rilievo al prodotto che le aziende religiose vendono, cioè le dottrine. E questa è... Questo è un punto di vista molto singolare,
dal mio punto di vista. Qua entriamo in un ambito particolare, perché quando mi sono soffermato a leggere il gruppo di Tebe sono rimasto un po' stupito. Perché? Perché il Cesnur dovrebbe essere totalmente imparziale e soprattutto da una persona, da uno studioso insigne come Introvigne, non mi aspettavo che avesse delle conoscenze così strette come quelle che andiamo a vedere adesso, tanto da costituire un gruppo come il gruppo di Tebe, che adesso andiamo solo ad accennare, dopodiché andremo più nello specifico. Dice appunto: ha pure fatto parte del gruppo di Tebe Coremi Boyer, Trentafillo Scozzamanis, Roberta Madou, Jean-Pierre Giudicelli, De Cressac Bachelery, Gérard Clopé, Christian Boucher, Paolo Fogagnolo, tra l'altro ex terrorista rosso, Jean-Marie D'Asburg e altri. Il gruppo aveva lo scopo di far incontrare a porte chiuse studiosi dell'esoterismo e dirigenti di movimenti esoterici. Questo è lo scopo che si legge da qualche parte. Da altre parti si legge che lo scopo del gruppo era quello di riunire in un unico consesso il sapere e il, probabilmente anche come dire il primate del il primato, scusate, dell'esoterismo francese. Critiche sono state rivolte a Introvigne per aver testimoniato in favore di Scientology in occasione di un processo tenuto a Lione nel 96 e anche in passato per la sua appartenenza all'Associazione Alleanza Cattolica, peraltro vicina al gruppo di FP, che andiamo a leggere velocemente di che cosa si tratta. Il gruppo di Tradition, Famille, Propriété è un gruppo con sede in Brasile e sul cui gruppo è stato prodotto un dossier appunto redatto da un'equipe di ex militanti del gruppo stesso, ex alunni della scuola, genitori e sacerdoti. Andiamo a vedere brevemente di che cosa si tratta, poi lo trovate scaricabile in rete se vi interessa andare a leggerlo, sarebbe troppo lungo in questo momento. Un'equipe composta da ex militanti della Société Française pour la Défense de la Tradition, Famille, Propriété de Famille, da famiglie, da ex alunni e da sacerdoti, si è riunita per redigere questo dossier. Tra di essi, alcuni si erano recati a più riprese in Brasile, hanno fatto l'esperienza della TFP brasiliana, la casa madre, e si hanno potuto così scalare diversi gradini necessari per conoscere la TFP dall'interno. Altri erano diventati noti militanti TFP che hanno contribuito allo sviluppo di quest'ultima in Francia, altri ancora avevano messo in contatto la TFP con tutte le loro conoscenze. Molti erano legati d'amicizia con uno o più responsabili brasiliani della TFP e a questo titolo credono di conoscere tutto di questa associazione. Tutti difendevano ed incoraggiavano la TFP francese in tutte le sue diverse attività. Queste persone, che si protestano profondamente cattoliche, si sentono ora in dovere di prevenire rapidamente chiunque estra nel mostrare all'esterno un volto che non è il suo, per meglio abusare di coloro che ancora gli accordano la loro fiducia. Questo dossier informativo contiene un buon numero di testimonianze che permetteranno di vedere chiaro in questa faccenda. Rapporto redatto da un'equipe di ex militanti TFP, eccetera, eccetera, come abbiamo letto più sopra. Ecco, la cito perché la TFP è strettamente connessa ad Alleanza Cattolica, la quale ne professa assolutamente la totale estraneità in qualità di supposta setta. Della TFP si parla anche per il culto appunto del capo e della madre del capo, la latria della Madonna e via dicendo. Insomma, è interessante andare a vedere qualche spunto in merito. Andiamo a vedere al volo che cos'è il gruppo Tebe. Scusate, siamo a pagina 26. Durante la prova non ho tirato indietro. Allora, il gruppo Tebe, di cui abbiamo un elenco dei componenti, notiamo dei nomi, alcuni li faremo, altri li potete leggere qua, comunque li ritrovate sul video.
devo prendere da Caltpedia qualche informazione riguardo al gruppo Tebe. Il gruppo Tebe sarebbe stato una sorta di circolo culturale di stampo esoterico attivo in Francia, il cui obiettivo era l'unione del frastagliato mondo occulto francese. Di esso si è sentito parlare per la prima volta nel 93 grazie a un articolo del giornalista Serge Faubert. Se ne è tornato a parlare nel 2010 in un'intervista chiarificatrice sulla rivista Historia Occulta all'ideatore di tale circolo. Rémy Boyer, riportata nel 2012, scusate, su un blog al quale collabora lo stesso Flaubert. Rémy Boyer è un ex membro dei Rosa Croce e vicino agli ambienti esoterici occulti a New Age francesi, nonché autore di numerosi libri su temi esoterici, massoneria, martinismo e così via. L'articolo del giornalista di sinistra, Faubert, è stato rilanciato in Italia dal blogger di controinformazione di origine messicana Miguel Martinez e dalla rivista Sodalizium, legata al tradizionalismo cattolico, che ne hanno parlato per denunciare la presenza del circolo del famoso sociologo Massimo Introvigne, fondatore del CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, e militante di Alleanza Cattolica. La presenza dello studioso cattolico, secondo Sodalizium, sarebbe dovuta a presunti contatti dello stesso Introvigne con l'ambiente esoterico occulto, mentre secondo questi avrebbe avuto esclusivamente finalità culturali e conoscitive, di studio. L'aspetto interessante di tale gruppo è negli esponenti più eminenti e attivi nella scena. Nell'articolo di Faubert veniva descritta una riunione del gruppo of Thebes in una sala della loggia massonica del Grande Oriente di Francia, scusate, riunione a cui prendevano parte, oltre allo stesso Boyer, anche altri profani, non iscritti alla massoneria, tra cui diversi esponenti di destra radicale e il militante di estrema sinistra, vicino nel periodo di rifondazione comunista e al collettivo Chiapas, a sua volta legato ai centri sociali milanesi, Paolo Fogagnolo, un passato nelle BR e direttore del gruppo occultistico Prometeo Agape, gruppo legato all'Ordo Templi Orientis. Tra i membri del circolo ci sarebbero stati anche Jean-Pierre Giudicelli, secondo Martinez un tempo dirigente della sezione francese della Fratellanza di Miriam, nonché sostenitore dell'indipendentismo corso e con esperienza da militante dell'estrema destra, da Ordre Nouveau a Troisième Voie. L'individuo che risulta più eclettico e indubbiamente interessante tra quelli che hanno partecipato al gruppo è Christian Boucher, giornalista e attualmente politico nel Front National di Marine Le Pen, ma con un passato da militante di diversi gruppi di estrema destra, del filone nazionale rivoluzionario di Ordre Nouveau, eccetera, eccetera, è attivo nei circoli esoterici ed occultisti francesi, oltre che studioso ed esperto di Rudolf Steiner, Wurjev, Evola, Crowley, Savitri Devi, della Wicca. Boucher è stato esponente di terza posizione, una visione politica che si definisce al di là della destra e della sinistra e che sincretizza idee reazionarie tipiche della destra, tradizionalismo, razzismo, antisionismo, eccetera, con visioni economiche tipiche della sinistra, dirigismo economico, fino al 1990. Quindi fu influenzato da Alexander Dugin e dal suo ideale eurasiatico e nazional-bolscevico, detto anche rosso-brunismo. Nell'edizione originale del suo libro La sacerdotessa di Hitler, Nicholas Goodrich Clark ha associato Boucher al misticismo nazista e ha affermato che questi ha trascorso un anno in India presso Savitri Devi per studiare Kali Yoga, intendo, credo che voglia dire, perché Kali Yuga è il ciclo, no Paolo, correggimi. Non credo che abbia studiato, sarà andato Kali a studiare. Sarebbe l'epoca in cui noi stiamo vivendo. Sarebbe un'epoca di istruzione, cioè, però va detto che è una teoria, perché poi ci sono maestri spirituali come Sri Yukteswar, che era il maestro di Yogananda, che dice che alla fine, cioè, è un'etichetta data un'epoca, ecco. Cioè, possiamo soprassedere, insomma. Ecco. E quindi abbiamo visto anche che cos'è questo gruppo di Tebe. Vediamo qualche componente del gruppo di Tebe, di quelli citati. Questo è molto interessante, Michael Berthiaud. Tra l'altro, anche noto artista, è legato anche al Corazon Club, di cui abbiamo parlato l'ultima volta. Quindi al Loto di Crowley, ci sono alcune opere.
facciamo una rapida carrellata perché qua abbiamo Jean-Pierre Giudicelli. Qua abbiamo Fogagnolo. Robert Amadou. Ecco, io mi chiedo se in Rosa Croce non esistono e soprattutto se ci deve essere una sorta di indipendenza nel ricoprire questo tipo di carica, che funzione aveva la sua presenza? Sì, lui dice di studio. Ma all'interno di un gruppo costituito con, cioè anche da lui, non è che lui è entrato, per indagare o per informarsi a riguardo di questo gruppo, ha costituito, sembrerebbe, questa organizzazione, questo gruppo, insomma. Quindi. Sono andato anche a informarmi riguardo al satanismo. E al, diciamo, al contributo alle informazioni sul satanismo che ha dato Entro Vigne nel corso degli anni. Lui è stato anche presente a più di una messa nera, tra cui una in particolare a Torino. Adesso leggiamo un brevissimo estratto tratto dal blog di Donatella Papi riguardo questo articolo. Il 28 settembre 1993 Rotocalco Epoca ha pubblicato un dossier dal titolo Il diavolo è fra noi, uno straordinario documento che pubblico alla fine dell'articolo, in cui per la prima volta si legge la testimonianza attendibile sullo svolgimento di un rito satanico in cui una donna su un altare subisce atti sessuali di fronte a un consesso di partecipanti. A raccontare questa esperienza è un noto studioso, Massimo Introvigne. Nel maggio dell'89, dopo mesi di contatti, assicurazioni, garanzie di anonimato, Introvigne riesce a farsi accettare durante una messa nera celebrata da una delle due chiese di Satana di Torino. Lo studioso cattolico, direttore dall'88 del CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, aveva già assistito ai riti satanici degli adoratori del diavolo a New York e nella San Fernando Valley vicino a Los Angeles. Ma lì le chiese del demonio sono organizzazioni pubbliche, con indirizzi che compaiono persino sulle pagine gialle. Niente a che vedere con la riservatezza e il mistero che circonda sette chiuse come quelle torinesi. La testimonianza è sconvolgente e dischiude un mondo oscuro tutt'altro che marginale. Sul perché della pubblicità che ambienti intorno alle sette decisero di dare alle pratiche ci sono ancora molti dubbi. Anche perché a firmare quel dossier, così inedito e unico, è un nome legato a una tragica e ingiusta fine. Maria Grazia Cutuli, la giovane giornalista assassinata il 19 novembre 2001 in Afghanistan, mentre cercava di raggiungere Kabul con alcuni colleghi uccisi anche loro. Il processo, culminato con la condanna di tre persone, resta ancora sfuggente il movente dell'esecuzione della giornalista, che era un'eccellente inviata con il senso dell'inchiesta e della rivelazione pericolosa. Non sono stati fatti collegamenti diretti tra la morte di Maria Grazia e quel dossier del 93 sulle sette sataniche torinesi, ma è risaputo che certi ambienti non perdonano, pardon, e i loro verdetti implacabili possono avere luogo anche dopo molto tempo. La Cutuli si era appoggiata a un esperto come Introvigne, a tutt'oggi considerato uno dei più documentati e conoscitori delle sette, che volle in quella sconcertante testimonianza descrivere riti orgiastici che fino ad allora erano stati cinema e letteratura. Perché fu coinvolta la Cutuli e perché poi la Cutuli è stata uccisa? Chi aveva procurato ad epoca quel documento aveva forse pensato di sollevare il silenzio sull'attività dei gruppi sedicenti satanici che operavano a Torino? E quale poteva essere l'obiettivo finale, che poi de deve essere stato sviato con la probabile eliminazione delle persone divenute scomode? Questa è l'ipotesi che fa Donatella Papi. E io, francamente, non avevo mai collegato questa cosa, anche perché non sapevo che l'autrice fosse di questa intervista fosse la Cutuli. Ad ogni modo, andiamo a leggere velocemente. Abbiamo l'articolo anche originale, ma leggerò la trascrizione perché è più comoda e non mi distruggo gli occhi. Ok. Quel che ho visto è una messa nera, una testimonianza eccellente. Intervista di Maria Grazia Cutuli a Massimo Introvigne. Sul satanismo si vede anche l'articolo di Miguel Martinez su questo sito. Il diavolo è fra noi, dossier di epoca 28 settembre 93. Non era un clima orgiastico, non ho sentito il digrignar di denti descritto nei libri. L'atmosfera era però sacrale e sicuramente sinistra. È il maggio dell'89. Dopo mesi di contatti, assicurazioni e garanzie di anonimato, Massimo Introvigne riesce a farsi accettare durante una messa nera celebrata da una delle due chiese di Satana di Torino.
lo studioso cattolico, direttore dell'88 del CESNO, Centro Studi sulle Nuove Religioni, al quale collaborano laici ed ecclesiastici, presidente e il vescovo di Foggia, Monsignor Casale, oltre ad accademici dell'Università di Mezzomondo, aveva già assistito ai riti satanici degli adoratori del diavolo a New York e nella San Fernando Valley, vicino a Los Angeles. Ma lì le chiese del demonio sono organizzazioni pubbliche, con indirizzi che compaiono persino sulle pagine gialle, questo l'abbiamo già letto comunque. Come è riuscito, dottore Introvigne, a superare la diffidenza dei torinesi? Frequento da anni gli ambienti occulti, i contatti con i satanisti li ho trovati tra coloro che praticano magia sessuale. Nonostante sia cattolico, godo di buona stampa. Sono stati loro a cercarmi. Ci siamo incontrati qualche volta in territorio neutro, poi mi hanno concesso di assistere. Dove si svolgeva la cerimonia? In una casa privata nel centro storico, un appartamento usato probabilmente come magazzino, con un salone lungo e una decina di metri. Com'era addobbato? In modo essenziale, niente pareti coperte di nero, come si vedono negli Stati Uniti e come sono state scoperte in cappelle sataniche abbandonate nella stessa Torino. Solo un altare al centro, con un drappo scuro, simile a quelli che si usano per i funerali. Sopra una statuetta del demonio con un fallo proteso, sproporzionato, 30 centimetri almeno. Tante candele rosse a forma di diavoletto, una mano di gloria e un teschio, presumo umano. Chi partecipava alla messa? Una ventina di persone, tutte in piedi, in media abbastanza giovani, sui 30 anni. Poche le donne, non più di 7-8 in borghese. Dario, tutte. Sì. Chiediamo a Paolo che ne pensa del rito in questione. E infatti volevo finire, era l'ultima cosa che dovevo leggere, così lasciavo il campo libero a Paolo in merito un po' a tutto quello che abbiamo detto. Proprio sono due pagine, così ci togliamo la parte introvigna e diamo libera voce. Solo il celebrante era vestito di nero, con un manto lungo fino ai piedi e il cappuccio sulle spalle. Come si è svolto il rito? È cominciato con l'invocazione a Satana in un latino zoppicante, secondo la liturgia classica, che rovescia perfettamente quella cattolica. I fedeli rispondevano secondo il testo, a memoria. C'è stato un susseguirsi di gesti rituali, accensione di candele, formule sataniche, manipolazioni di oggetti, che sono durate una ventina di minuti. Poi è entrata la sacerdotessa. Cioè, nei riti a Satana deve esserci sempre una donna che fa da altare, preferibilmente vergine. In America ho visto sostegni di legno anatomicamente predisposti per far adagiare la sacerdotessa. In Italia si tratta quasi sempre di un tavolo, scomodo. Questo spiega forse perché la donna è entrata a rito iniziato. Quanti anni dimostrava? Escludo che fosse una giovane illibata, era una signora sui 40 anni, piacente ma molto imbarazzata. In questo campo forse la sua prima esperienza. Sempre in America ho osservato donne muoversi nude con la massima naturalezza, non questa. È entrata coperta di un accappatoio, si è spogliata e si è sdraiata sull'altare. Cos'è successo poi? Il sacerdote ha continuato il rito con la sconsacrazione dell'ostia. Mi hanno assicurato che non si trattava di ostia rubata. L'ha appoggiata sul corpo della donna e poi l'ha immersa nella vagina rapidamente, con un gesto quasi furtivo. Quindi ha innalzato il calice, l'elisir, il miscuglio di sperma e secrezioni vaginali che serve a dare l'immortalità, a creare il corpo di gloria, e siamo di nuovo qua sul corpo di gloria. Era già stato preparato in anticipo. C'è stato accoppiamento? Sì, subito dopo, ma abbastanza breve, durato sì o no un paio di minuti, solo tra il sacerdote e la donna altare, quasi mimato, al contrario di cerimonie in cui avevo visto celebrante altare, provare piacere evidente nell'eseguire il rito, al quale si uniscono anche i fedeli. Come hanno fatto gli adepti nel frattempo? Cosa hanno fatto? Hanno bevuto dal calice, ma sono rimasti rigorosamente vestiti. Cantavano inni? No, biascicavano invocazioni al demonio in un clima di forte tensione emotiva, né canti né strumenti musicali come succede negli Stati Uniti, dove c'è spesso una pianola d'accompagnamento. Come si è conclusa la cerimonia? Il sacerdote ha benedetto i fedeli con un aspersorio nel quale confido ci sia stata solo acqua. Nei manuali si parla di urina, dovrebbe essere la donna altare a fornirla, ma non credo proprio che la signora di Torino, già tanto imbarazzata, si sia prestata. Ecco, quindi notiamo che non è la prima messa satanica a cui ha partecipato o a cui hanno permesso di partecipare Massimo Introvigne, e questa cosa mi ha colpito anche molto perché lui si professa comunque un fervente cattolico, tanto da aver avvicinato i lefebriani, anche se poi se ne è distaccato, insomma anche abbastanza tradizionalista. Invece, specie dalla fondazione del CESNUR, sembra che sia molto, almeno questo è il mio parere, di manica larga nei confronti di alcune organizzazioni. E addirittura questa cosa del gruppo di Tebe mi ha
mi ha colpito davvero tanto, perché a giudicare dalle persone che ne fanno parte, tutte comunque connesse in qualche modo all'ambiente esoterico, anche di stampo, seppur deviato, rosacrociano, stride molto con Introvigne, che dice addirittura che prima del 1600 non esisteva niente di tutto ciò. A te, Paolo. Eccoci qua. Allora, quando si parla di Rosa Croce, si parla di qualcosa che è veramente immenso. Ma io voglio semplificare molto la cosa. Allora, facciamo finta che abbia ragione Introvigne e che i Rosa Croce sono inventati. Vabbè, è un'invenzione, i manifesti rosacrociani del 1614 sono un'invenzione. Va benissimo. Però noi parliamo non dei Rosa Croce, ma della cosiddetta Rosa Croce deviata, che è un'altra cosa, e sono personaggi che, attenzione, dichiarano di appartenere loro stessi alla Rosa Croce deviata e che scrivono libri, pubblicano rituali, fondano fratellanze che dichiarano di essere appartenenti alla Rosa Croce deviata. Allora, facciamo un esempio. È un po' come ai tempi della mafia, negli anni 70, qualcuno diceva la mafia non esiste. Ma a me mi può anche star bene che non esiste la mafia, però i morti di mafia c'erano. E c'erano un sacco di pentiti che dicevano, di personaggi che hanno detto, io ero un mafioso e Tizio era un mafioso. E questa gente ha ammazzato, l'ha anche ammesso. Allora, non la vogliamo chiamare mafia? Chiamiamola Peppa Pig, ma vuol dire che in Sicilia c'è qualcosa che chiamiamo come cazzo ci pare che ammazza. Ora, veniamo alla Rosa Croce deviata. Aleister Crowley ha dichiarato lui stesso di aver fatto parte della Golden Dawn, che essi stessi dichiarano di appartenere alla Rosa Croce deviata, che pubblicano i loro rituali in cui ci sono i rituali rosacrociani. Ci sono migliaia di adepti in tutto il mondo. Crowley appartiene prima alla Golden Dawn, poi entra nel cosiddetto OTO, Ordo Templi Orientis. L'Ordo Templi Orientis si rifà agli scritti di Crowley. Crowley pubblica dei libri di magia, sono libri che sono diffusi in tutto il mondo. Crowley ha pubblicato un mazzo di tarocchi che è tra i più diffusi nel mondo ed è utilizzato da occultisti ed esoteristi. Che vogliamo dire che questo non esiste? Altro esempio, Arthur Edward White. È la storia ufficiale dell'esoterismo. Basta prendere un dizionario dell'esoterismo, una storia dell'esoterismo. Basta andare a prendere i libri curatissimi di Giordano Berti, uno dei più grandi esoteristi che abbiamo in Italia, esperto di tarocchi. Mazzo di tarocchi Rider White, si chiama così, è il mazzo di tarocchi più diffuso al mondo, che nasce negli anni 30, è stato disegnato da Pamela Colman Smith e Arthur Edward White. Chi è Arthur Edward White? È un signore che nella Londra di fine 800 pubblica diversi manuali di magia nera a tanti. Che alcuni sono pubblicati in italiano. Guarda, se fai una ricerca mentre parlo e le metti, per esempio, Edizioni Rebis, il libro della magia cerimoniale di Arthur Edward White, dove ci sono i rituali di morte di Arthur Edward White, che è ufficialmente il fondatore dell'ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. Questo sta in qualunque manuale di esoterismo. Lo troviamo addirittura su Wikipedia, cioè non è che bisogna andare manco lontano, cioè non stiamo inventandoci documenti segreti trovati in una cripta oppure trovati tra le rovine di Atlantide. No, noi stiamo parlando di cose che stanno su Wikipedia, stanno su qualunque dizionario di esoterismo, stanno sui libri di Giordano Berti, stanno sul manuale di accompagnamento del mazzo Rider White. Quindi questo Arthur Edward White chi è? È il fondatore dell'ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro, che a sua volta deriva dalla Golden Dawn. La Golden Dawn ha una serie di personaggi che ufficialmente fondano la Golden Dawn e fa parte della storia dell'esoterismo.
La Golden Dawn nasce nel 1887, è la Rosa Croce deviata, lo dichiarano loro, hanno i loro rituali, sono libri pubblicati in tutto il mondo, tuttora in italiano, ne trovate quanti ne volete, manco mi metto a citarli perché basta fare una ricerca, certo. In rete li trovate in 3 secondi, però se volete poi li citiamo pure. Bene, che cos'è la Golden Dawn? È un'organizzazione fondata nel 1887 a Londra da 4 massoni, tra cui William Westcott, MacGregor Mathers, e gli altri due adesso mi sfuggono. Questi sono esoteristi che scrivono libri, fondano l'organizzazione che è una delle più importanti al mondo, la Golden Dawn, tutt'oggi è una delle più importanti organizzazioni esoteriche al mondo. Certo, altra cosa è provare che questi hanno commesso dei delitti, qui bisogna avere le prove processuali e bisogna fare, ma che dire che Rosa Croce non esistono è come dire non esiste la mafia, la CIA non esiste, l'avete vista mai voi la CIA? No, io non ci sono mai andato alla sede della CIA. No, però, ma qua è più sottile, e qua è più sottile quello che lui dice, perché lui dice i Rosa Croce non esistono prima del 1660 rotti, no? Quando sarebbero nati i Rosa Croce moderni, no? Secondo la leggenda. Però non però si sono concretizzati, no? Nei secoli a venire e quindi adesso esistono. Ma nega che questo tipo di sapere fosse precedente all'epoca di creazione dei Rosa Croce moderni, diciamo, no? Delegittima in questo modo, apparentemente. Qua dovremmo fare però un excursus storico. Io tra l'altro l'ho fatto, ne ho parlato ampiamente sulla mia trasmissione Border Nights, nei miei articoli, ma ci staremmo veramente una vita. Però noi ci dobbiamo concentrare sulla parte che ci interessa, no? Queste organizzazioni esoteriche che praticano la magia nera, e quando mi dicono non ci sono le prove. Allora, se tu trovi su internet velocemente su il libro della magia cerimoniale di White, se voi lo aprite ci sono i rituali fatti con la testa di un morto, con la mano di un morto, il rito della mano di gloria, il rito dell'invisibilità che viene fatto prendendo la testa di un cadavere ucciso da pochi minuti che deve essere sotterrato e tu con tutta una cosa particolare, e che l'ha fatto per divertimento, e tutti quelli che aderiscono all'organizzazione evidentemente no, l'hanno per gioco, cioè non è questa la domanda che ci dobbiamo fare, ma è un'assurdità pensare che questa roba non esista. Cioè, quando mi dicono non esiste la Rosa Rossa, ma dico ma informatevi, cioè, voglio dire, è una cosa pubblica, i libri dell'esistenza di questa organizzazione con la prova di questi che dichiarano di farne parte e dichiarano questi sono i nostri rituali, ci sono e sono in libera vendita, li può comprare chiunque. Si portano ordine pure su Amazon addirittura. Dopodiché alcuni di questi personaggi vengono coinvolti nei delitti, per esempio nella Londra del 1800, nei delitti di Jack lo Squartatore. E ci sono una serie di sospettati, ci sono tutta una serie di indagini che vengono fatte. Va detto che il primo tempio della Golden Dawn che viene fondato l'anno dopo la fondazione della Golden Dawn. Cioè nel 1888 viene fondato il primo tempio della Golden Dawn, che era il tempio di Sideurania, a Whitechapel, che era il quartiere dove avvenivano i delitti di Jack lo Squartatore. E il magistrato che faceva le indagini su Jack lo Squartatore era William Westcott, che era il fondatore della Golden Dawn. Ma nella Golden Dawn all'epoca c'erano tutti i migliori nomi della Londra dell'epoca. C'era Bram Stoker, l'autore di Dracula il vampiro. C'era Robert Louis Stevenson, autore di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. C'era Oscar Wilde. C'erano tanti personaggi che erano, ripeto, i più famosi della Londra dell'epoca. Certo. Poi, altra cosa è attribuire, che ne so, a Crowley un delitto specifico. Quello no, non lo sapremo mai. Chiaro. Se veramente... Ma volevi dire qualcosa, Matteo, sì, a riguardo. Sì, infatti a questo punto vorrei provare a fare una domanda, ma proprio mi metto nei panni dell'utente esterno. Cioè, a questo punto a me la prima cosa che verrebbe da chiedermi, tornando
riagganciandosi proprio alla serie dei delitti del mostro di Firenze, se a questo punto che una, diciamo, diamo per pacifico che esistono i Rosa Croci, diamo per pacifico che esista una forma deviata, controiniziatica, se vogliamo, di questa stessa associazione, e ammettiamo che è esistita nella storia almeno dal 1600, secondo Introvigni. Diamo tutto questo per scontato. Il primo punto sarebbe da chiedersi: ma esistono dei segni all'interno, diciamo, dei delitti del mostro di Firenze che ci portano a pensare che ci siano dei riferimenti culturali a questo gruppo di persone? E chiaramente il mio percorso mi ha portato a dire in un certo senso sì, cioè io vedo questi riferimenti nei delitti. Partendo da questo punto qui, ho fatto un percorso che oltretutto Paolo ha anche indicato più volte, proprio quel percorso di approfondimento, che in effetti sarebbe gigantesco fare, quindi cercherò di tracciare per sommi capi, che mi ha portato a chiedermi, intanto sono partito da quelli che sono stati gli ultimi documenti su una grossa associazione che si autodefinisce Rosa Croce in Italia, mi riferisco ai documenti che ha trovato l'ex magistrato Carlo Palermo, all'interno di documento, tutto un ritrovamento roccambolesco che sarebbe il caso di approfondire, all'interno, diciamo, del materiale della commissione d'inchiesta sulla P2 della Camera. Di cui stiamo vedendo una pagina in questo momento. Ah, perfetto, perfetto. Nulla, quindi un'associazione esiste con dei membri che fanno riferimento a un... Ora io non mi addentro, appunto perché sarebbe gigantesco, alla parte ritualistica, soprattutto c'è Paolo che è più esperto di me su queste cose. Mi sono limitato a cercare di tracciare dei filoni di pensiero, se così si può dire, che accomunassero, diciamo... intanto gli stessi riferimenti che loro citano nel documento, che è un manifesto, e sono espresse alcune ritualità oltretutto in questo manifesto, invito tutti a leggerlo. E facendo questo percorso a ritroso, grazie anche ad alcune segnalazioni di Paolo, come per esempio Luigi Valli, che conoscerà sicuramente, René Guénon, ho cercato di tracciare un po' le linee, e effettivamente questi gruppi, diciamo così, deviati o non deviati, sembrano tutti rifarsi a un pensiero che è antecedente al 1600 e alla Confessio, alla Fama Fraternitatis e alle Nozze Alchemiche. E c'è anche un riferimento precedente, e hai trovato, esatto, un riferimento precedente. Storico. Cioè sono loro stessi che quando, evocano la loro origine, fanno riferimento a Dante. E secondo, anche questo in contrasto con quanto dice Introvigni, cioè il fatto che non ci sia, diciamo così, una discendenza diretta fra il gruppo che si appalesa intorno al 1600 e quelli che sono i fedeli d'amore, anche in ambito esoterico, è un argomento discusso, in cui non mi addentrerò. Io diciamo che mi limito, diciamo, a citare Bonvicini in un libro meraviglioso che si chiama Rosa Croce, la storia di un pensiero, e che sottolinea che a un certo punto a quello che ci interessa a noi è quasi indifferente se ci sia un lignaggio diretto, bene o male, o meno. L'importante è che queste persone che rifondano un gruppo dichiarino di rifarsi all'idea di un loro padre fondatore. Questo padre fondatore è esistito, sì, è Dante, nel caso specifico dei Rosa Croci. Dunque, ci sono riferimenti a Dante in molte Firenze, da qui si ritorna un po' alla domanda iniziale. Quali sono i riferimenti che tu... hai trovato, o meglio, i raccordi che hai trovato tra questo mondo rosicruciano e gli elementi che possiamo riscontrare negli omicidi del mostro di Firenze? Allora, innanzitutto, i primi appunto sono documentali, e ripeto,
in questo manifesto che, diciamo così, che ha trovato Carlo Palermo, si cita espressamente Dante come loro padre fondatore e si citano tutta un'altra serie di altri documenti. Questi documenti sono molto interessanti, ne cito uno per esempio, diciamo che è particolarmente emblematico, che si chiama I documenti d'amore di Francesco da Barberino, che è un coevo di Dante e suo sodale, non si può, all'interno della confraternita dei fedeli d'amore, e che non fa altro che stilare in codice un manuale, diciamo, del gruppo stesso. Questo lo mette molto bene in evidenza il Valli, con un'analisi, diciamo, comparata con tutta una serie di testi poetici, mette in evidenza come sostanzialmente la poesia di questi autori, che erano tutti quanti politici, banchieri, notai, insomma, facevano parte di un certo ceto sociale, utilizzavano per comunicare fra di loro le questioni più inerenti a questo gruppo. Quindi si parla di un codice rosicrociano. Sì, esatto, si parla di un codice rosicrociano. Cioè, i Rosa Croce, deviati non, diciamo così, amano manifestarsi sempre in maniera, quando lo fanno, non diretta. Se si prende l'esempio di prima, appunto, la fama fraternitate, sono tutti racconti allegorici in cui si usa il simbolo per veicolare quelli che sono concetti di politica, filosofia, morale. Conoscenza, comunque. Conoscenza, esatto. Quello si potrebbe chiamare in generale una conoscenza. E secondo me, nel caso del Mostro di Firenze, aiuta a capire quello che può essere un background culturale che stava dietro, diciamo, a certe azioni. Ora, non... Se avete delle domande nello specifico, sì, se no, allora, il codice risulta un po' pesante. Ad esempio, vabbè, qua abbiamo un estratto, appunto, tratto dal dossier di Carlo Palermo. Esatto. Vengono citati questi documenti. Ecco, sostanzialmente della primavera di Botticelli. Molto spesso, no? Legata a... Esatto. Cosa sai dirci a riguardo? Allora, questo sempre secondo le mie ricerche... L'immagine che tu ci hai fornito dal libro che abbiamo più citato, il libro Barberino, che adesso andiamo a prendere. Scusate un attimo, eccola qua. Abbiamo due immagini particolari. Una è la Venere Medicea. Sì, ora in questo caso conviene partire dall'altra, forse. Dall'altra? Ok. Perfetto. Ecco, qua vediamo un bellissimo estratto. Esatto, questa è una delle miniature contenute nei manoscritti originali di Francesco da Barberino. E so che è difficile, ora messa così... è difficile anche immaginarsi, ma diciamo che questa è una delle immagini, o meglio, un'immagine che veicola dei concetti appartenenti a questo gruppo, a sì. cui Botticelli si ispirerà poi per produrre il quadro della primavera, a cui, secondo una felicissima intuizione di Paolo, il nostro si è ispirato, diciamo così, per compiere questa serie di... Allora, io qua vedo una serie di donne e uomini, esatto, con trafitti dalle lance scagliate da questo angelo a cavallo di un, appunto, di un destriero volante, no? E esatto. Queste lance mi ricordano anche l'Aquila americana con le lance in mano. Sì, se vogliamo, diciamo, il valore simbolico dell'Aquila americana... Le cose che mi colpiscono, no? E poi le rose in mano ad alcune donne al di sotto del cavallo. Esatto. Cosa sai dirmi di questa immagine nello specifico? Allora, questa immagine rappresenterebbe quello che è il secondo livello, diciamo la seconda cerchia provenendo dall'alto. Sì. Che i fedeli d'amore usavano darsi per strutturarsi proprio dal punto di vista effettivo.
Il secondo cerchio, cioè chi, diciamo, coloro che sono, che prendono effettivamente le decisioni in questi gruppi, sono, diciamo, per tradizione storica, si formano sempre grosso modo nello stesso modo, anche perché traggono queste ispirazioni da queste stesse letture. Le persone, diciamo, che compongono questo secondo gruppo sono solitamente 14, divise in due coppie da 7. Quindi una sorta di cerchia interna, possiamo chiamarla, no? Sì, è la seconda cerchia. Ok. È proprio la seconda cerchia. La prima cerchia è formata da 3 persone, la seconda cerchia è formata, diciamo così, tradizionalmente, all'epoca di Dante stiamo parlando, sì, da 14 persone. E queste persone, se noi potessimo ora dividere immaginariamente il quadro in due, appunto, da una parte sono uomini, dall'altra sono donne, sì, si uniscono perché rispetto alla figura, diciamo, spartiacque nel mezzo, cioè il moglie e il marito o l'androgino, sono collegati a coppie e venivano tradizionalmente chiamati gli amanti. Dunque, per tornare anche al mostro di Firenze, ecco, la seconda cerchia di questo gruppo dei fedeli d'amore utilizzava come uno dei loro, diciamo così, simboli più segreti le coppie di amanti per identificare le persone appartenenti a questo livello della gerarchia. Ah. Dante, giusto per capirsi, di sicuro quando parlava nelle magistrature di Firenze in quell'epoca, diciamo così, potrebbe essere visto, stato, potremmo chiamarlo come uno degli amanti, cioè degli uomini, di queste accoppiate di amanti. Ora, ad ogni amante, cioè ad ogni... Una di queste coppie, insomma. Sì, esatto. E che si dividevano poi in base, diciamo così, in compiti, in base ai loro ambiti di appartenenza. Cioè ogni coppia si occupa di una certa, diciamo così, di sorvegliare un certo aspetto della società, in maniera molto sintetica. In cui la parte maschile di questa coppia è la parte che si espone pubblicamente. La parte femminile, c'è sempre un corrispettivo che deve invece rimanere segreto e simbolicamente viene rappresentato come donna. E l'androgino in mezzo, perché effettivamente c'è proprio a metà della miniatura una donna con alle spalle la testa di un uomo come... Esatto, quello ora nelle miniature si chiama moglie e marito, cioè indica il passaggio, perché sostanzialmente tutto questo si trova a conferma dei documenti di Carlo Palermo, quindi esorto tutti a leggere. Sì, ogni... sono tra l'altro, quindi... Esatto. Quando, sempre secondo questo gruppo di persone, quando tu venivi ammesso in questo gruppo e diventavi donna, sostanzialmente dama, dovevi sceglierti il tuo, e quindi sei tu che promuovevi la tua controparte pubblica, e lo facevi entrare, ma te la sceglievi te. Quindi, diciamo, ogni iniziazione a questo livello era sempre una coppia di persone, sostanzialmente. Per questo gli amanti sono tanto importanti. Finisco brevemente l'excursus. Sì. Sempre in questo, diciamo così, linguaggio che amavano loro per utilizzare, per rappresentare questo coso, c'è un altro simbolo che era la prima immagine che ti ho mandato, cioè la Venere cosiddetta pudica, che è un filone che nella storia dell'Italia parte, diciamo, dall'epoca classica e viene però anche... questa è un'opera medicea. Sì, Medicea, perché fa parte di una collezione, cioè i medici si amavano accaparrarsi tutta una serie di opere d'arte, fra cui questa era una delle loro, diciamo così, preferite, proprio perché simboleggiava, loro sempre utilizzando questo linguaggio in codice, chiaramente amavano riferirsi diciamo, alla loro passione, alla loro appartenenza a questa fratellanza con il termine di amore. Tanto è vero che uno dei sinonimi usati è il regno d'amore, il dominio d'amore.
E Venere, chiaramente, simbolicamente, non è altro che la dea dell'amore. Dunque, vediamo qua un particolare, no? La Venere protende la mano verso il seno sinistro. Bravissimo, e questa è una cosa tipica di questa particolare declinazione di Venere, che è la cosiddetta Venere pudica o che si vergogna, e che troviamo sempre nella stessa posa, sostanzialmente, nella storia dell'arte, cioè che si con una mano che copre uno dei seni e l'altra mano sul pube, che noi, insomma, credo abbia fatto scattare a tutti, diciamo, il rimando all'eccezione del mostro. Assolutamente sì. E questo, appunto, era uno dei simboli principali, chiaramente, cioè, indica lo stesso raggruppamento di testa, diciamo così, di questa fratellanza. Ecco, ma per mettere due punti, quindi il significato, qual è il significato della rosa che e dell'amore, in questo caso, anche, che emergono da questi libri di Francesco da Barberino e dei documenti di Carlo Palermo? Allora, almeno all'epoca di Dante, diciamo così, originariamente, sì. Originariamente, esatto, parliamo sempre in questi termini, perché poi chiaramente, come tutte, diciamo, le fratellanze si sono evolute nel tempo, nella storia, si sono adattate ai tempi, quindi tante cose sono cambiate, ovviamente. Si sono create delle forme deviate, sicuramente. Però questo simboleggiava, appunto, due cose, principalmente. Uno, l'amore stesso per la fratellanza. Due, io mi rifaccio al Valli e concordo con lui quando sostiene che loro, dietro questa figura, amavano, diciamo così, qualche cosa che poteva essere l'opposto, cioè che era l'intelletto, lui la chiama sapienza santa. La Sofia, sì. La Sofia, esatto, cioè l'amore per la Sofia. Posso intervenire un attimo su questa cosa dell'amore? Certamente. Guarda, in realtà la questione è molto più semplice, nel senso che loro si chiamavano fedeli d'amore perché era una setta segreta. Ma perché era segreta? Da che si doveva difendere? Dalla Chiesa Cattolica, che chiaramente perseguiva qualunque cosa fosse al di fuori dell'ortodossia cattolica. Ricordiamoci che Dante e fedeli d'amore vivono in un periodo che era, diciamo, pervaso dalle cosiddette crociate di religioni, quindi c'era stato il massacro dei Bogomili, dei Dolciniani, i Catari, soprattutto in Francia, a Béziers, a Carcassonne, eccetera. La guerra alle eresie. Era un periodo, quindi, in cui chi praticava una forma diversa di cristianesimo, quindi i Catari, i Bogomili, questi erano cristiani, solo che dicevano delle cose che erano un po' eretiche, diciamo. E allora sì. Alcune organizzazioni cristiane dovevano operare in segreto, quindi erano fedeli d'amore, nel senso che erano fedeli all'amore di Cristo. Perché? Perché ritenevano, come Dante in effetti scrive nella sua commedia, che sostanzialmente i papi li critica tutti, ritenevano che la Chiesa Cattolica avesse tradito quegli ideali d'amore che Cristo voleva portare, perché Cristo venne in Palestina per dire non sono venuto a riformare la religione dei padri, ma per portare un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi era l'amore il principale insegnamento del Cristo rispetto agli insegnamenti cabalistici ebraici precedenti. Non è che c'era tutta questa grande novità dal punto di vista dell'insegnamento proprio, diciamo, esoterico e teologico del Cristo, ma la Chiesa Cattolica non ha seguito la strada dell'amore e dell'ama il tuo nemico, ha seguito una strada che era fatta di sangue, morte e distruzione. E quindi i fedeli d'amore erano, si chiamavano così perché erano fedeli all'amore di Cristo, e la donna rappresentava da una parte l'organizzazione, la donna angelicata, angelicata, e la donna angelicata è quella che ti porta al divino. Non perché questi fossero dei cantori dell'amore romantico, e alcuni di loro erano pure omosessuali, Brunetto Latini era omosessuale ad esempio, alcuni erano dei gran puttanieri, avevano pure amanti, cose, avevano le vite private di questi fedeli d'amore,
non erano proprio coerenti con questa donna angelicata. La donna angelicata era la setta, da una parte l'organizzazione, era l'amore, rappresentava l'amore che porta a Cristo. Per questo la donna ti fa trasfigurare, ti fa conoscere il divino, l'amore ti fa conoscere il divino. E loro, i loro insegnamenti esoterici li mettono sotto forma di poesia, quindi sotto forma di linguaggio segreto. Ecco, per esempio, nella Vita Nova, a ciascun'alma presa è Gentilcore, e la prima vittima del mostro di Firenze è Pasquale Gentilcore, per esempio, e qui c'è un primo collegamento, ma poi ce ne sono tanti altri. E poi qui finisco, e quanto a Dante, scrive la Divina Commedia negli stessi anni in cui c'è il processo ai Templari. Quindi già era a Parigi Dante quando Jacques de Molay fu bruciato sul rogo, che pronunciò il famoso anatema, sì, la maledizione contro il Papa e contro l'imperatore. E quindi cos'è la Divina Commedia? La Divina Commedia lo scrive, non lo dico io, Paolo Franceschetti, ma lo scrive Eliphas Levi sulla sua storia della magia. Già nel Novecento non era un complottista Eliphas Levi che si inventa la Rosa Croce. Eliphas Levi scrive la Divina Commedia, è la prima opera che mette in versi tutto il sapere dei Rosa Croce e la simbologia dei Rosa Croce. Tant'è vero, scrive, che infatti c'è la Candida Rosa dei Beati a cui Dante arriva come percorso finale del suo attraversamento dell'inferno, purgatorio e paradiso. E chi è che lo porta? E poi qui finisco perché adesso ci stiamo troppo. Chi è che porta Dante al paradiso? Non Virgilio, che è la prima delle guide, non Beatrice, che era la donna amata, ma San Bernardo. Bernardo è il creatore della regola templare, ma in realtà è il vero fondatore dei templari, perché i primi templari erano tutti parenti di San Bernardo, sostanzialmente. Quindi San Bernardo era il fondatore dei templari, e Rosa Croce e templari erano strettamente collegati. Diciamo che i Rosa Croce, che però non si chiamavano così all'epoca, si chiamavano appunto fedeli d'amore, i fedeli d'amore erano l'ala civile, i civili, e i templari erano l'ala militare, erano infatti monaci e guerrieri, sì, perché avevano un qualcosa in più, avevano pure una formazione militare, quindi riprendono la tradizione dei monaci guerrieri, poi dall'Oriente, che i monaci guerrieri, i monaci Shaolin, eccetera, quella è una cosa che è millenaria, che c'era da millenni in Cina. La riprendono da noi, e Dante era in realtà anche un templare, non era solo un Rosa Croce, tant'è vero che noi abbiamo una moneta, non mi ricordo adesso quale museo, in cui c'è proprio Vienna, mi pare. A Vienna, ok. Dante Cavaliere Kadosh, che era un grado anche della, dei più alti gradi dei templari. Quindi la Divina Commedia è il sapere rosacrociano o templare condensato, perché siccome stavano in quel momento sotto processo, si temeva che il sapere dei templari potesse essere distrutto se li individuavano tutti e li massacravano tutti. Per questo poi Dante è costretto all'esilio, scrive la Divina Commedia per mettere per iscritto tutta la conoscenza templare rosacrociana. E quindi questo codice del libro di Francesco da Barberino potrebbe essere magari anche utile per comprendere meglio alcuni aspetti di altri testi legati ai fedeli all'amore, come la Divina Commedia, se non ho capito male, Matteo. Sì, ecco, sì, secondo me sì, infatti, intanto chiaramente concordo con quasi tutto quello che ha detto Paolo. Farei delle sfumature, diciamo così, sulla questione appunto del vero oggetto di venerazione del gruppo. Intanto volevo notare che hanno fatto tutti una brutta fine, fra cui Brunetto Latini, mi pare, a rogo, Dante esiliato e scomunicato post morte. Insomma, con la Chiesa queste persone hanno avuto tutti, diciamo così, un pessimo rapporto. E questo è chiaro, e loro si nascondevano per le loro idee sicuramente dalla Chiesa del periodo, certo. Però io, leggendo anche i loro scritti, che siccome Francesco Barberino scrive prima di Dante già fa una riforma del linguaggio, possiamo dire così, invece da Barberino, se vogliamo, è un po' più chiaro in certi passaggi, e a me sembra che lui si nasconda non solo
dalla Chiesa Cattolica, ma anche dalla gente, lui la chiama gente grossa, cioè dalle persone che non sono, non hanno gli strumenti intellettuali per capire. Diciamo, c'è questo ulteriore passaggio rispetto, diciamo, a tutto quello che ha detto Paolo. Per il resto sono perfettamente d'accordo. Cioè, mi sembra che loro mettessero tanta energia e tanto impegno non solo a nascondersi dalla Chiesa, ma a nascondersi anche dalle persone, non lo so, della loro città, semplicemente che magari volevano avere cariche politiche, che volevano ricoprire loro, banalmente, ecco. E riguardo invece a quello che tu hai trovato, se hai qualcosa da aggiungere sul significato della rosa rispetto a quello che ha detto Paolo e oltre a quello che ha detto Introvigne, che abbiamo detto la volta scorsa. Sì, chiaramente la rosa è un termine usatissimo da queste persone e uno dei significati è stato ben detto. Io anche qui mi rifaccio a Dante quando dice che sostanzialmente nel linguaggio che loro utilizzano esistono, ogni parola ha quattro livelli, dico, di significati diversi, almeno quattro, facendo della polisemia un po' la chiave per capire il modo in cui diciamo così si esprimono. Sì. La rosa può avere vari significati, dai più banali, diciamo, l'involuto è, diciamo così, il sapere segreto appunto interno che loro rivelerebbero solo ai pari grado o agli iniziati per a seconda dei vari livelli. Quindi la rosa da un certo punto vuol dire, per quanto mi riguarda, per come l'ho incontrata io, cioè ci si riferisce alla rosa con questo primo significato, diciamo, il più scuro. Sono partito, diciamo, da quello più, e che bisogna purtroppo solo leggere i testi per arrivare a viscerare. Giù si può utilizzare con, a seconda dei contesti, con altre sfumature, cioè ci si può riferire ad uno dei cerchi interni, chiamando semplicemente rose, banalmente una rosa di candidato, una rosa di persone, si usa anche oggi nel linguaggio corrente, oppure può addirittura ci si può riferire a rosa come uno dei membri di spicco, di solito simboleggiare, diciamo, che rappresentate dalla parte femminile, che si contrappongono ad altre figure retoriche, come ad esempio mantelli, per riferirsi alla parte maschile che componeva questa rosa. Ecco, questo, okay. Diciamo, è qui mi fermo. Ok. A me, io faccio solo una considerazione, poi lascio la parola a Paolo a riguardo. Mi sembra che la rosa abbia tanti significati quanti sono i petali, no? Nel senso, tutti veri, per carità, per quanto riguardano alcuni aspetti, no, del significato reale, ma poi probabilmente ce n'è uno preponderante su tutti. E qua chiedo a Paolo. No, in realtà la rosa come significato ce n'ha tantissime, dipende dal punto di vista da cui lo guardi. Infatti, prima di interpretare un simbolo, bisognerebbe capire chi lo ha messo e quindi bisognerebbe capire l'ottica da cui parte quel simbolo. La rosa rossa è il simbolo di tante cose, è il simbolo dell'amore, lo sappiamo perché, insomma, San Valentino è il santo delle rose rosse, ma è anche il simbolo del cuore di Cristo, del cuore di Cristo trafitto. Certo. Quindi metaforicamente rappresenta il sangue che sgorga. Poi ovviamente in chiave deviata rappresenta il sangue, ma è l'ottica da cui sì, si guarda la rosa che cambia. Tra l'altro, la vera rosa di Rosa Croce, quella originaria, non era rossa, era gialla, perché deriva dalla rosa tea dell'Oriente, perché gli stessi Rosa Croce non è che nascono dai funghi così. Per capire chi sono i Rosa Croce bisogna partire, diciamo, da Cristo. Se volete vi spiego in 5 minuti, insomma, come nascono realmente. C'è tutta una storia millenaria e convenzionalmente noi la facciamo nascere da Cristo, giusto per capirci, è più fissa una data, perché sennò dobbiamo andare ancora indietro nel tempo e non si finisce più. Quindi Cristo porta un nuovo messaggio, che è appunto quello dell'amore. E okay, alla sua morte i vari apostoli si disperdono un po' in tutto il mondo, quindi
abbiamo le tre Marie, Maria Jacobè, Maria Salomè e Maria Maddalena, che approdano insieme a Giuseppe d'Arimatea, eccetera, a San Marie de la Mer in Francia. Sì. Abbiamo Giacomo che va in Spagna, abbiamo Tommaso che va in Asia, Pietro e Paolo vanno a Roma e fondano il primo cristianesimo. Il primo cristianesimo è puro, è basato sul messaggio di Cristo. Le prime comunità cristiane sono veramente cristiane, nel senso che sono seguaci del messaggio di Cristo. Passano i tempi, tutte le organizzazioni religiose piano piano si corrompono e il primo segno, cioè proprio evidente, di frattura e di corruzione è quando Costantino cioè col concilio di Nicea. Lì inizia la prima grande rottura tra il messaggio di Cristo e diciamo così e la Chiesa Cattolica, perché si comincia a decidere chi è ortodosso e chi no, cioè 300 anni dopo che era morto Cristo, che non ha lasciato per iscritto i suoi insegnamenti, sono rimaste solo le vite, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, più 50 Vangeli apocrifi. Anche si dice che i creatori reali del cristianesimo, così come lo conosciamo nello specifico nel cattolicesimo, siano stati Costantino e San Paolo, in realtà. Sì, sì. Quindi con Nicea si stabiliscono quali sono i Vangeli corretti e quelli no, e viene messa la prima frattura. Poi a un certo punto viene la religione di Stato, diventa ufficialmente la religione dei cristiani e inizia la corruzione totale. Ma soprattutto la fine della Chiesa come messaggio d'amore è nel, non mi ricordo la data, se è il 4 del 78 o il 79, ma non mi ricordo, comunque con Romolo Augusto, l'ultimo imperatore di Roma. Sì. L'ultimo imperatore muore e l'autorità più elevata di Roma è il Papa. Solo che il Papa non aveva un esercito, non era un capo militare, per quanto fossero corrotti, per quanto non fossero ormai un'organizzazione di potere, non era una forza militare. Allora da quel momento in poi il Papa è costretto a cercare alleanze con i vari imperi. Okay. E quindi i cristiani che si ritenevano tali e che criticavano la Chiesa di Roma, che dovevano fare? Devono entrare in clandestinità, o meglio, hanno due opportunità. O entrano in clandestinità quando non si vogliono piegare, o si fanno monaci e si ritirano a vivere come San Benedetto sul monte e dice: sentite, io non voglio avere a che fare niente con voi, mi avete rotto i coglioni, me ne sto sul monte, prego, vivo ora et labora con questa regola, e fondano comunità vastissime basate sul vero messaggio di Cristo. Poi arriva San Francesco. San Francesco era catara, nel senso che i primi, tra l'altro. Ecco, io su questo volevo chiederti una cosa, fare un'osservazione riguardo ad alcune cose che ho letto in merito a Gesù, che nel periodo in cui non compare nei testi, perché noi di Gesù leggiamo quando è bambino. Non ho finito, diciamo, l'escurso, che è breve, ma in realtà voglio arrivare proprio ai Templari e alla Rosa Croce, che è fondamentale, e alla massoneria poi, perché sono tutta una prosecuzione l'una dell'altra, e altrimenti non si capisce, ho interrotto il discorso a metà e peraltro sembra sconnesso da tutto il resto, cioè certo, per chi ascolta, magari forse lo sai già, però. Quindi che succede? Che per salvarsi dalla Chiesa Cattolica si hanno queste due possibilità, o vivere nel segreto come fedeli d'amore, o fondare organizzazioni che sono sotto l'apparente etichetta di cattolico, ma in realtà tali non sono, come appunto San Benedetto con i Benedettini, San Francesco con i Francescani. Ovvio che dopo la morte del fondatore questi istituti si corrompono. Cioè, per esempio, San Domenico fonda i Domenicani per salvare, per seguire il vero messaggio di Cristo, ma alla morte di San Domenico i Domenicani diventano i capi dell'Inquisizione. I Francescani si salvano dall'Inquisizione perché San Francesco intelligentemente gli aveva detto: non prendete libri, non vi acculturate. Infatti dicevano che odiava i libri, ma in realtà c'erano anche dei grandi dotti nei francescani, ma lui, per salvarli da quello che la Chiesa poi avrebbe voluto da loro, cioè che diventassero anche loro alla guida dell'Inquisizione insieme ai Domenicani, e loro dicono: no, ma noi non sappiamo un cazzo di teologia, noi ci limitiamo a vivere in povertà. E i francescani si salvano. Quindi poi a un certo punto, che si fa? Si capisce che tanto col messaggio di Cristo di pace non si riesce a far niente,
e vengono fondati i Templari. Nel 1099, vengono fondati i Templari. Perché? Qual è il progetto? Il progetto è: riportiamo in auge il messaggio di Cristo, però ci vuole la spada, se ci rimane a pregare non andiamo da nessuna parte. Ci hanno anche altri progetti templari, però comunque il vero messaggio cristiano era uno dei loro obiettivi, e era l'obiettivo creare un grande impero cristiano in cui il re, il sovrano, fosse un iniziato, cioè fosse un vero cristiano, e non che abbiamo un papa che deve allearsi con dei re che non sono iniziati, cioè formalmente aderiscono alla Chiesa Cattolica, ma non sono personaggi spirituali. Vengono scoperti in questo loro piano e vengono distrutti, ma in realtà non tutti, solo una parte dei Templari andrà in America, una parte andrà in Scozia e verranno protetti dal re Robert Trust, una parte in Portogallo, una parte diventano pirati, la prima pirateria sono sostanzialmente Templari che vivono combattendo contro a loro modo, insomma, contro il sistema. I Templari in segreto manovrano tutto fino a che nel 1614 vengono allo scoperto i Rosa Croce, che sono però sempre aderenti a quel filone esoterico che vedeva nel messaggio di Cristo, nel Vangelo di San Giovanni, il punto di riferimento principale. Cioè avevano il culto della Maddalena, sia i Templari erano il culto della Maddalena, sia i Francescani. Lo stesso Dante potrei dimostrare che aveva il culto della Maddalena e non della Madonna, come scrivono nella Divina Commedia. Insomma, vengono fondati i Rosa Croce, e infine i Rosa Croce e i Templari nel 1717 fondano ufficialmente la massoneria. Quindi è questo sapere che attraverso i secoli cambia di vestito, ma è sempre lui. Sì, cambia di vestito e poi cambiano i nomi. Cioè i Rosa Croce, tra virgolette, il cristianesimo esoterico, si chiamano Benedettini quando c'era San Benedetto, poi Giovanniti in alcuni contesti, sotto Giordano Bruno si chiamavano Giordaniti, ma Giordano Bruno era un Rosa Croce, Fedeli d'Amore, prendevano vari nomi e ovviamente poi erano collegati tra di loro in Europa. Però per esempio i Giordaniti erano quelli che erano seguaci di Giordano Bruno, ma erano collegati con la compagnia di Shakespeare. La compagnia di Shakespeare in realtà nasconde una compagnia di Rosa Croce, le opere shakespeariane sono opere rosacrociane, e Shakespeare è solo il prestanome di un'opera più collettiva, ma comunque, insomma, al di là di questo, erano collegati, ma avevano nomi diversi a seconda delle zone. E quindi non è facile studiarli, capirli, c'è da studiare tutto il collegamento nei secoli, ci vogliono decenni. Per questo a gioco facile uno come Introvigni a dire no, ma non esistono. Tanto voglio dire, ragazzi, io per arrivare a questo grado di conoscenza dei Rosa Croce ci ho messo circa 20 anni, ma 20 anni di studi continui. Capite che alla persona normale, la maggior parte delle persone che seguono un programma così può ascoltare, ma molti, cioè, diciamolo chiaramente, un Cappelletti, cioè, che cazzo ne sa di queste cose? Quindi verrà a dire, la Rosa Rossa, Franceschetti è un coglione, e tanto a gioco facile, la maggioranza della gente non sa un cazzo, è ignorante, e quindi pensa, sì, la Rosa Rossa, fai a fare tutto il percorso, i collegamenti, Dante, eccetera. Infatti poi io mi limito a dire, allora, se io mi sto inventando tutto, comunque spiegatemi questi libri di White, di Crowley, e dei membri della Golden Dawn che cazzo significano, perché sono rimaniamo qua, perché sennò andiamo a aprire un mondo, diventa un discorso complicatissimo. Diciamo, ai dementi come questi personaggi che abbiamo citato, per contraddirli, ma tanto diciamo c'è peggior tordo di chi non vuol sentire, poi diciamo, personaggi come Franz Vinci operano proprio un vero e proprio depistaggio sistematico, quindi Non, è ovvio che fanno finta di non capire, ma al gruppo di gente che ascolta non gli puoi fare tutta la storia di Rosa Croce, tanto perché non la seguono. Allora andiamo sul concreto, portiamo i libri della Rosa Croce Deviata e gli diciamo, allora, ma questi che sono secondo voi? Cioè, sono pubblicati, se li potete comprare,
sono falsi, sono un'invenzione, cioè che cazzo è? Cioè, spiegatemi che è sta roba. E allora forse qualcuno comincia a riflettere e a capire che deve ampliare un po' la sua visione, ma altrimenti, cioè, ce la suoniamo e ce la cantiamo tra di noi, noi ci capiamo adesso. È molto interessante, tra l'altro Matteo ha detto delle cose che non sapevo su anche vabbè, su alcuni aspetti simbolici, interessantissimo, perché io stesso so tante cose, ma non è che so tutto. Matteo ha detto che tante cose le ha prese da me, cominciando da me, e poi chiaramente però cioè, che passa di mano in mano, insomma, questa conoscenza, dico, un po' come la conoscenza del Rosa Croce di cui abbiamo parlato fino adesso, che passa, no? Certo, assolutamente sì, perché come si fa, nessuno sa tutto di tutto. Introligne perché fa questo lavoro di depistaggio, di fatto, molto sottile, perché tra l'altro lui è molto colto, non dà un dato sbagliato, attenzione, non mente mai su quello che dice, cioè è uno degli uomini, secondo me, più colti del mondo, se non il più colto. Formalmente sempre correttissimo. Ha un'intelligenza fuori dal comune, quindi perché può dire comunque queste cose? Perché tanto parla un pubblico di ignoranti che non sanno un cazzo, quindi e lui poi è un'autorità, e di conseguenza quando parla lui, che tra l'altro appunto riesce pure... Lui è l'autorità. Io quando ho chiamato la biblioteca, scusami, la libreria esoterica qua di Torino, a Retusa, che è una delle più antiche d'Italia, se non la più antica d'Italia, ho chiesto dei pareri, così, visto che il titolare comunque ne ha letti di libri, sull'argomento massoneria, riguardo al famoso rituale che ci sarebbe dietro la morte di Narducci, no? Almeno la sepoltura. E quando ho detto che Introvigne aveva stilato una perizia, in cui io non avevo ancora la perizia in mano, in cui si sembrava si riscontrasse un rituale del genere, lui si è subito zittito e ha detto, se l'ha detto Introvigne, Vangelo. Poi per dire... è l'autorità suprema su qualunque cosa riguardi un parere su una religione, su un movimento settario, su un gruppo esoterico, insomma. Perché a me già un atteggiamento del genere muoverebbe un dubbio, cioè, per come sono fatto io, già un po'. Però, questi dubbi sono quelli che appunto che ci hanno portato a capire un po' di più, no? Anche sull'uomo, oltre che sullo studioso. Il fatto che si sminuisca, perché a un certo punto dice non è possibile immaginare, è difficile immaginare un gruppo esoterico, segreto, di natura rosacruciana, dietro a trame di ogni genere, insomma, onnipotente o comunque di una certa potenza. Poi però mi costituisce un gruppo come il gruppo di Tebe con personaggi appartenenti, autorità, no? Non personaggini, appartenenti a gruppi che dovrebbero basarsi su nulla, no? In questo caso, da quello che dice. Allora, io dirò una cosa un po' pesante, se mi posso permettere, ma la prendo quasi pari da Francesco da Barberino, parafrasandola. Se tu sei una persona che ha un ruolo pubblico, che vantaggio puoi avere personale, individuale, nel compiere la giustizia? Nessuno, se non quello, non lo so, un giorno forse, di essere in pace con la tua coscienza. Quello se, dovrebbe essere, sì. Sì, quello che dovrebbe essere, che è per tutte le persone normali, cioè lo so, sperare un giorno di potersi guardare allo specchio. D'altra parte lui riflette anche su altri aspetti. Se io invece, diciamo, il colpevole, che so colpevole, sono in condizione di poterlo far dichiarare non colpevole, mi sarò legato a una persona che mi dovrà un favore enorme per tutta la vita. Certo. Ecco, questo per dare uno dei tanti spunti di riflessione che appunto Francesco da Barberino ci dà, che secondo me sono interessanti anche per capire i nostri giorni. Sì, sembra molto attuale Francesco da Barberino, comunque. È molto attuale, sì. Paradossalmente attuale.
Alessandro, abbiamo qualche domanda in merito? Allora, ne abbiamo... Allora, volevo chiedere a Paolo Ceschetti. Allora, Mauri Viola, ma i sacrifici umani compiuti da sette di personaggi altolocati sono davvero nutrimento per gli esseri sovrannaturali che li richiedono? Vorrei sapere cosa ne pensa il grande Franceschetti. Dal punto di vista esoterico assolutamente sì. Però io, siccome c'ho anche, per quanto sia uno studioso di esoterismo, mi occupo di tarocchi, astrologia, magia, eccetera, però c'ho anche la deformazione da avvocato. Dal punto di vista giudiziario, visto che qua si parla del mostro di Firenze, certo. Il problema non è il nutrimento per gli esseri sovrannaturali, che a qualcuno ci può credere e qualcuno no. Il problema è capire dal punto di vista pratico quale risultato raggiungono questi rituali, che sono dei veri e propri reati. Cioè, ci sono degli omicidi, ci sono dei colpevoli e si raggiungono dei risultati in termini di potere, di connivenze, di ricatti, eccetera. E quindi, secondo me, dovremmo concentrarci su quello. Poi, per me, per carità, la parte più interessante è quella soprannaturale, però, dal punto di vista della trasmissione su Mostro di Firenze, bisognerebbe, insomma, concentrarsi lì. Anche perché poi la maggior parte della gente la parte soprannaturale non la capisce, quindi non... La parte esoterica, cioè io ho sentito, a me questa cosa, guarda, lo dico come sfogo pubblico, diciamo, io a un certo punto ho smesso di fare l'avvocato di casi come le bestie di Satana, di questo stato, o occuparmi del mostro di Firenze, sia pure, diciamo, in modo collaterale, sono andato a processo con Mario Spezia, ho avuto una serie di cose, ma insomma alla fine me ne distacco perché... Perché quando io sento i parenti delle vittime, come quelli di recente che hanno riaperto il caso, dire che la pista esoterica è una cazzata, francamente mi prende una rabbia, ma una rabbia. E lì penso una cosa, che faccio dei pensieri che non sono molto compassionevoli e buddisti, nonostante io pratico il buddismo, perché penso che quella gente in parte se l'è cercata, non la fine che hanno fatto i parenti, che poretti, quelli non c'entravano niente, ma il dolore che comunque sicuramente queste persone hanno avuto, in parte se la sono cercata con la loro cecità. E io... quello che avevano intorno. Io una volta ho anche dialogato con Mario Spezzi, pur ritenendo che lui fosse, come qualcuno sa, uno dei responsabili dei diritti del mostro, ci dialogai via mail. Non fu un dialogo piacevole, devo dire, comunque, vabbè, a parte questo, ma perché non ce l'ho mai avuta con lui. Gli feci anche una proposta di collaborazione su alcune cose. Se volete vi racconto pure come, perché pure la risposta, insomma, ancora, comunque non è questo il problema. Certamente, ma come mai l'hai contattato? Perché il vero responsabile di tutta, i veri responsabili di questa storia sono i parenti che tacciono per paura, collusione o connivenza, gli investigatori, i poliziotti che per paura non hanno mai detto la verità, sono stati zitti, eccetera, senza contare quelli tipo Vigna, che proprio, vabbè, loro erano gli artefici, gli architetti del grande depistaggio, ma quello era il loro lavoro, diciamo, la loro funzione. Come Westcott, fondatore della Golden Dawn, indaga sui delitti del mostro di Jack lo Squartatore, Vigna giustamente indaga sui delitti da lui stesso commesso. Quindi, vabbè, diciamo, questa cosa fa parte del gioco, ma tutta la gente che sta zitta, tutta la gente che capisce, tutta la gente che sa. Io, guardate, capisco anche Flans Vinci, alias Cappelletti, perché sua moglie è parente di questa gente qui, cioè è parente dei Calamandrei, fa il suo lavoro, difende la sua famiglia con quel lavoro di depistaggio che fa. Però alcune persone no, soprattutto i parenti delle vittime che arrivano a dire queste cose, o la gente che si occupa di questa vicenda per specularci sopra, ecco, no, quella gente lì è quella che ha permesso questi delitti e permette che non si scopra la verità. Io quindi sono contento di essermi ritirato dal fare, diciamo, l'avvocato, molto volentieri,
me ne occupo malvolentieri, Dario mi sta simpatico, mi piace molto il lavoro che loro stanno portando avanti, ho accettato di venire in questa trasmissione, non sarà manco lui, mi piace pure, cioè stanno portando avanti loro un lavoro eccezionale, benissimo, sono contentissimo, però io mi domando quanto se lo meritano i familiari delle vittime, secondo me per niente. Quanto se lo merita la gente? Per niente, perché se, voglio dire, la maggior parte, non tutti, perché non, nessuno vuole approfondire, nessuno vuole capire, perché molti stanno zitti perché hanno paura, devono conservare il posto di potere, vabbè. Io suppongo che ci sia anche, ne suppongo, credo che sia evidente che in un certo qual modo ci siano i responsabili, i fiancheggiatori, diciamo più o meno costretti. Ci sono tante domande per Paolo. Ecco, allora andiamo avanti con le domande un attimo, poi le riflessioni le facciamo semmai dopo. Giuseppe Favarò, vorrei sapere da Paolo se ne percepisce quali simboli esoterici vede nella faccenda Narducci. Allora, guarda, io mi sono occupato poco del delitto Narducci, e tra l'altro adesso dovrei scavare nella memoria, ma non l'ho mai analizzata dal punto di vista simbolico in realtà quella vicenda, quindi non ti posso rispondere in sostanza. Marina Mancini, raccontaci dello scambio con Spezzi, Paolo. Aspettate che devo spegnere il... Ecco qua, scusatemi ma c'era il l'altoparlante che fischiava. Allora, dello scambio con Spezzi, ma guardate, è una cosa più, diciamo, ormai più un aneddoto, che non è una cosa importante, però praticamente che successe? Allora, nel che adesso ha chiuso da qualche tempo, diretta da Diego Mura, io collaboravo con questa rivista, e Fabio Fabetti, un giornalista, fa un'intervista doppia intervistando Mario Spezzi e chiedendogli alcune cose, e me. A me mi fa dire che secondo me il mostro di Firenze è Mario Spezzi, e a Mario Spezzi chiede: ma lei che ne pensa della teoria di Franceschetti, che dice che lei è il mostro di Firenze? Ora non mi ricordo qual era la risposta di Spezzi, ovviamente non era una risposta positiva. Vabbò, dopodiché il direttore di Diritti e Misteri mi disse: guarda Paolo, ma sai che c'è? Secondo me questo Spezzi è una brava persona, andiamoci a cena, io ne ho già parlato, ci vediamo tutti a cena e ne parliamo davanti a un piatto di spaghetti. Allora guardate, io mi sono incazzato come una bestia con Mura, quindi ho cessato la collaborazione. Ma io ho detto: ma tu vai a cena e risolvi una questione del genere davanti a un piatto di spaghetti? Ma io sto dicendo che questo è un serial killer, mica ho detto, che ne so, lo penso davvero, ecco, forse pensava che fosse una bucata. Mica ho detto: Dario Quaglia è un coglione, e poi dico: guarda Dario, vediamoci davanti a un piatto di spaghetti, ti voglio chiedere scusa, ho detto coglione così per scherzo, dai, su, te la prendi un po' troppo, su. Io sto dicendo una cosa così grave, cioè che cazzo fai, che cazzo discuti davanti a un piatto di spaghetti? Allora ho detto: ok, allora, visto che questo ha proposto a Spezzi di andare a cena davanti a un piatto di spaghetti, provocazione per provocazione, io ho scritto, siccome stavo scrivendo un libro sulla cura dei tumori e sapevo che lui aveva un tumore, era un libro che raccoglieva la testimonianza di vari medici per cure alternative. Non era un libro che scrivevo io, chiaramente, raccoglievo testimonianze di altri, e cioè ho aperto un sito poi proprio su questi argomenti, raccogliendo tutte le testimonianze sulla cura dei tumori. Quindi io ho scritto e ho detto: senta, dottor Spezzi, guardi, so benissimo che siamo su due posizioni differenti, so che lei ha un tumore, e se lei accetta la proposta, io conosco tanti medici che secondo me possono aiutare a guarirla, l'aiuto. Se lei però guarisce dal tumore, siccome io non sono nessuno, perché Paolo Franceschetti, cioè, mi conoscono qualche centinaio di persone, di lettori del mio sito, ma non è che
lei è noto in tutta Italia e ci appoggia in tutta Italia, se lei guarisce mette lei il suo nome sul mio libro sul tumore, perché così venderà di più e salverà più vite. Io mi ci metto l'impegno a salvarle la vita, però lei mi deve mettere il suo nome sul mio libro, solo se sopravvive, chiaramente, se invece non funziona, anche perché io non le consiglierò delle cose che vanno in contrasto con la cura che lei fa, le chiederò di, cioè le consiglierò delle cose adiuvanti. E lui però non l'ha presa bene. Io l'avrei fatto davvero, ma lui mi ha risposto: è più probabile che muoia prima lei di me di tumore. Allora io veramente devo dire che ci sono rimasto molto male. E cioè, tu hai teso la mano. La mia era un po' una provocazione, devo dire. Cioè, io l'avrei fatto davvero. Se lui mi diceva sì, io l'avrei fatto. Come all'epoca proposi a Lemona Corrado, quando la conobbi, di pubblicare il suo libro. No, io lo proposi, pubblicamente con un articolo che avevo scritto pubblicamente, perché sono un po' aduso a queste provocazioni quando per vari motivi miei, vabbè, di mio carattere, insomma, c'è un po' una tendenza un po' perversa, ce l'ho anch'io, insomma, se no non mi occupavo di sta roba. Però lui mi ha risposto in quel modo, e poi un mio amico massone, che poi è Gianfranco Carpeoro, mi disse: guarda Paolo, il problema è che questa gente ragiona solo per simboli, per frasi velate, eccetera, quindi dietro a ogni frase si nasconde qualcos'altro. Il problema è che tu con questa proposta apparentemente assurda, in realtà gli hai detto nel suo linguaggio: guarda che io mi auguro che tu muoia di tumore e sto lavorando esotericamente per farti lavorare morire di tumore. E lui nel suo linguaggio ti ha risposto: no, sono io che sto lavorando esotericamente per far morire di tumore te. Quindi è sempre una questione di codici, di come uno filtra. Esatto, il problema è che io non ho codici. Io non, cioè, se dico una cosa, per me è quella, la prendo alla lettera, non sono proprio abituato a dire cose. È comunque un codice, nel senso quello letterale, no? Un biglino le farebbe. Serena Vecchia, secondo Paolo, è possibile che i delitti del mostro di Firenze siano collegati all'astrologia, costellazioni, in senso esoterico? Pensando al mostro di Firenze non come persona, ma come sistema. Allora si può collegare a Zodiac? Assolutamente sì. I delitti di Zodiac ripercorrono una serie di tappe che sono anche del mostro di Firenze. Vari delitti apparentemente scollegati. A un certo punto si trova il serial killer unico, che non può essere unico perché sono troppo diversi tra di loro, tra l'altro. Alla fine il colpevole chi è? Un mezzo deficiente, che individuano come colpevole, che poi però viene scagionato, esattamente come nel mostro di Firenze, ci sono i dubbi poi sulla sua colpevolezza e così. E una parte della simbologia, la tecnica, è uguale. Non mi sono infatti meravigliato quando sono venuti dei personaggi che hanno detto: ma io sono sia Zodiac sia il mostro di Firenze, perché tra l'altro queste sono operazioni che devono assolutamente coinvolgere i servizi segreti, perché se un gruppo di persone in Italia o in America o anche una singola persona decide di fare una strage del genere, i nostri servizi segreti sono in grado di individuarli in 3 nanosecondi. Quindi tu per fare una cosa del genere e farla franca devi avere l'appoggio dei servizi. Chiaro, però riguardo a questo riferimento, ci vedi la possibilità che davvero sia la stessa o le stesse persone fisicamente parlando, o ci vedi più un pattern, no? Che può essere utilizzato da gruppi dello stesso tipo sia in Italia che all'estero, nel senso una sorta di franchising del... No, non è un franchising, Dario, sono modelli operativi. Cioè, in tutto il mondo, i servizi segreti, ma anche le fratellanze esoteriche, hanno bisogno di alcuni modelli operativi uguali. Perché? Perché se in una fratellanza esoterica nera commettono dei delitti, ognuno fa come cazzo gli pare, cioè a Roma decidono di ammazzare una persona e improvvisano. Poi a New York la stessa fratellanza, diversi chiaramente come personaggi, improvvisano, cioè vengono scoperti in poco tempo. Per riconoscersi. Qualcuno,
oppure qualcuno di loro potrebbe essere riconosciuto, cioè potrebbero essere scoperti, e poi però dare il via a, a scoperture e collegamenti con altre organizzazioni criminali. Insomma, non deve succedere questo. Quindi ci devono essere dei protocolli operativi applicabili a tutti i delitti. Infatti, lo stesso protocollo delle bestie di Satana lo troviamo applicato al mostro di Firenze, gli stessi protocolli lo troviamo applicati al, ai delitti Manson, dove, guarda, i protocolli sono sempre questi, Dario. L'arma del delitto deve essere sempre introvabile. A un certo punto bisogna dare in pasto un colpevole. Il colpevole deve essere sottoacculturato, non deve essere in grado di difendersi e deve essere un personaggio che l'opinione pubblica non può prendere come, cioè non lo può difendere sostanzialmente. In più, siccome non ci sono mai le prove, ci devono essere dei testimoni, che sono la prova principale in un processo. Tu non c'hai mai la prova regina di un... Sì, ecco, sono sempre processi basati sulle testimonianze, mai su delle prove inoppugnabili. No, in realtà dal punto di vista giudiziario le prove sono inoppugnabili, ti spiego perché, ma solo dal punto di vista giudiziario, non dal punto di vista logico né della verità. Perché la prova più importante in un processo è la confessione. No? Se io vado e confesso, quella è la prova regina. Che cazzo di indagine devi fare? Anche se non c'hai prove, ho confessato. Bene. Allora, nel delitti del mostro di Firenze, nei delitti delle bestie di Satana, nei delitti Manson, addirittura nei delitti di mafia, c'è un colpevole che dice: sono stato io, mica da solo, e accusa tutti gli altri. A quel punto lui diventa automaticamente credibile, senza bisogno di riscontri dal punto di vista processuale. E dopodiché gli altri vengono coinvolti in automatico. Basta che li trovano. Ci ricorda qualcuno. Eh sì, certo che vi ricorda qualcuno. E infatti, nel delitto Manson, per esempio, Charles Manson era un povero disgraziato, c'era un hippie, diciamo, ma soprattutto chi lo accusa sono persone drogate, sottoacculturate, che al processo i testimoni diranno che manco si capiva quello che dicevano dalle parole, quanto erano smozzicate, e le testimonianze sono talmente assurde che nessun giudice sano di mente avrebbe potuto accogliere, perché ad esempio una delle testimoni dice che l'ordine di uccidere gliel'aveva dato Manson mentalmente, e allora il giudice dice: scusi, in che senso mentalmente? Lei dice e risponde testualmente: perché Charlie era amore, ci dava talmente tanto amore che noi comunicavamo anche solo con la mente. Quindi questa, con l'ordine mentale, parte, va con l'autostop fino a Cielo Drive, scalzi, erano tutti scalzi, vestiti da hippie, senza armi, entrano nella prima villa che capitano e riescono a fare una strage senza che questi si difendano. Cioè, ma non è una cosa credibile. Però siccome questo testimonia che confessa che è stato lui e accusa gli altri, ecco fatto che incastrano Manson e poi due furono le ville, cioè perché sì, adesso, senza entrare nei particolari, tra l'altro la seconda villa la vittima si chiamava Rosemary, sì. Cioè già tanto per non parlare di simboli, vabbè, ci sarebbe da parlare molto anche sui simboli del delitto Manson. Comunque, e quindi la stessa cosa nel mostro di Firenze e nel bestie di Satana, sono protocolli operativi applicati dai servizi segreti al fine di poter accedere, diciamo, a un protocollo che consente di non progettare il delitto a tavolino, perché richiederebbe troppo tempo, richiederebbe una progettazione che poi può essere anche scoperta, perché si può scoprire la riunione in cui è stato progettato il delitto. Si applicano dei modelli operativi e la persona obbedisce a un comando, diciamo, a un ordine, e manco sa qual è il disegno complessivo, tra l'altro. Quindi solo pochissime persone sanno il disegno complessivo di un caso come il mostro di Firenze o come il caso Manson. La maggior parte sono proprio meri esecutori. Ale, mi assento un attimo, puoi leggere tu due domande per Paolo, per cortesia? Sì, allora, una domanda per Paolo: dove collochi la realtà dell'Amorc? Hai mai avuto contatti con loro? Allora, no, conosco diverse persone dell'Amorc, anche la mia amica che ci sta dentro, una delle mie migliori amiche, insomma. Ma l'Amorc è un'organizzazione internazionale enorme,
che si rifà in Rosa Croce, però bisogna distinguere tra i veri Rosa Croce, che erano una cosa, e tutte le, diciamo, fratellanze, compreso l'Amorc, che si rifanno agli insegnamenti rosacrociani, e in tal senso loro si dicono Rosa Croce, ma il vero Rosa Croce è un'altra cosa. E adesso è complicato da spiegare, però comunque, diciamo, sono organizzazioni che si rifanno agli insegnamenti di Rosa Croce, questo sì. L'Amorc è potentissima, è diffusa in tutto il mondo, e ha un potere di influenza notevole, insomma, che quindi non so che si intende per dove collochi la realtà dell'Amorc. È una delle fratellanze esoteriche più potenti al mondo, questo sì. Allora Paolo, non so se tu hai visto il lavoro di Valeria Vecchione per quanto riguarda la lettera della Monica. Che cosa ne pensi? No. Non l'ho vista perché, guarda, appunto, quando mi invitano come voi vengo, ma non è una vicenda per cui non provo interesse. Pare assurdo, no? Perché ho fatto quegli articoli, dici, ma come? Hai fatto tutto quel casino all'epoca con quegli articoli che ho pubblicato, però ho fatto il mio dovere, nel senso che avevo delle informazioni, le ho date, ma è finito lì. Poi non vado a approfondire i particolari, perché la singola lettera non mi interessa, a me mi interessa più capire il disegno complessivo. Allora Paolo, puoi confermare che nella vicenda del Mostro di Firenze è coinvolta una famiglia nobile di Firenze che tra i suoi avi ha avuto un tenente che ha sparato a Garibaldi? Allora, guarda, il tenente che ha sparato a Garibaldi, non lo so, c'è coinvolta più di una famiglia nobile. Anzi, diciamo che le persone coinvolte ad alti livelli sono tutte nobili. Penso al conte Corsini, penso ad altri nomi che non si possono fare, perché Corsini, diciamo, è un nome che è stato ormai detto tante volte, insomma. Ma invece ci sono persone i cui nomi non sono mai stati fatti, non si possono fare, quindi, e non servirebbe manco farli, tanto sarebbe fare un nome, ma a che serve? A niente. Allora Paolo, anche in Scientology si parla di Golden Dawn, quindi è di derivazione crowleyana? Praticamente sì, perché il fondatore di Scientology, Ron Hubbard, era un, non mi ricordo se un discepolo o un amico di Crowley, comunque era in strettissimo rapporto con Crowley. E poi a un certo punto se ne distacca e fonda Scientology. Non si può dire che è di derivazione crowleyana Scientology, però, cioè, la matrice esoterica, il pensiero esoterico del fondatore certamente deriva anche da lì. Vabbè, stasera Paolo abbiamo finito le domande, così sei stato veramente gentile a rispondere a tutte le domande. Ti abbiamo anche fatto fare tardissimo. No, vabbè, tanto ve l'ho detto, questi argomenti purtroppo mettono adrenalina, quindi il sonno mi è passato. Va bene, non so, così. Paolo, io volevo farti una domanda sul rituale che ha letto Dario, su quel rituale, sì, a cui avrebbe partecipato in Trovigne, quel rituale, sì, satanico. A me sembra quel rituale, che poi ne parla anche Angelo Izzo nel caso Corazin, un tavolo, la spada. Beh sì, quello, diciamo, una delle basi del rituale è l'altare, ma anche nella messa cattolica, nelle messe sataniche, nelle cerimonie buddiste, cioè l'altare è fondamentale perché è il punto più sacro, no? Quanto al rituale satanico, l'altare è composto dal corpo della donna, quindi sull'altare ci mette il corpo della donna perché? Perché loro adorano la dea madre, diciamo così, e l'avatar, l'incarnazione della dea madre è la donna, e quindi adorando la donna loro adorano la grande dea. Quindi il ruolo della sacerdotessa è il ruolo di dea madre, praticamente è l'incarnazione della dea. Ma del resto, guarda, è come il prete è la rappresentazione, cioè, diciamo, è il rappresentante in terra di Pietro o di Cristo, diciamo, e lui fa da tramite, no? Con i fedeli, e la donna fa da tramite con la Dea Madre, è la rappresentante in terra della Dea Madre. Dopodiché il rito si svolge anche con la sessualità, perché, diciamo, chi partecipa al rito prende l'energia
della sacerdotessa, che è una donna che ha sempre una grande energia. Ecco, questo per esempio è una, ci sono dei rituali dove certamente si uccidono le donne o si prende una vittima inconsapevole, ma nella maggior parte dei rituali satanici la sacerdotessa è consapevole, non è una povera sfigata che va lì per caso, ed è una donna che ha un grandissimo potere, una grandissima energia, e quando l'uomo si accoppia riceve energia da questa donna. Paolo, l'ultima domanda, lo scopo dei delitti del mostro di Firenze? Allora, guarda, per diciamo, semplifico, perché la domanda cioè, richiederebbe che ci stiamo mezz'ora almeno. Diciamo che ognuno ha la sua tesi, no? E è come se avessero tutti ragione, perché ciascuno coglie una parte della realtà, perché non hanno uno scopo i delitti del mostro. I delitti del mostro hanno tanti scopi e poi sono stati riuniti insieme, cioè hanno preso praticamente alcuni delitti fatti in quella zona in quegli anni e hanno preso solo alcuni delitti e li hanno attribuiti al mostro, ma in realtà quell'organizzazione ha colpito diverse volte. Per esempio, mi ricordo, mi pare prima degli anni '80, una donna viene trovata cadavere in un bosco con una rosa rossa infilata nella vagina, ma di quello non parla nessuno. C'era un trafiletto su un giornale locale, non mi ricordo quale, e quello non viene attribuito al mostro, anche perché poi era una vittima singola. Alcuni di questi delitti commessi da queste persone, che non hanno commesso solo questi delitti in tutta Italia, ne hanno commessi un bel po', sono stati attribuiti al mostro di Firenze. Allora, per esempio, il delitto di Carmela Denuccio. Carmela Denuccio era la sorella di un poliziotto, anzi di un ispettore di polizia in servizio alla Polfer di Firenze. Di Bologna. Di Bologna, sì. No, no, aspetta. No, Carmelo Denuccio, cioè Carmela Denuccio, il fratello era a Firenze. Quello ucciso, quella era la sorella di lui. Sì, io sapevo che lui era in servizio in Emilia, adesso non ricordo se a Bologna e prima no, Modena. No, quello qualche anno prima, però non al momento dell'uccisione, era stato coinvolto nella strage di Bologna. Ma adesso possiamo fare confusione sugli anni. Quello che posso assicurare è che nel 2005 era in servizio a Firenze. Questo me lo ricordo perché è in quegli anni che ho saputo di questo collegamento, quindi me l'hanno detto persone che erano a Firenze e che lo conoscevano, no? Quindi, e che hanno fatto pure delle ricerche su di lui per appurare i collegamenti, eccetera. E, era stato comunque, aveva avuto un certo ruolo chiave nella strage di Bologna. Quindi, dietro alla morte di Carmela, lì probabilmente c'è qualcosa, o un ricatto, un messaggio mandato al fratello. E questo è un esempio. Poi, dopodiché, c'è anche la parte esoterica, cioè chi uccide, uccide anche per un movente esoterico, ma la vittima viene scelta anche per altri motivi, oltre al movente esoterico. Quindi, i vari moventi si intrecciano tra di loro e ogni delitto ha più moventi spesso. Quello esoterico non è che esclude, l'omicidio per vendetta o, per esempio, come nel caso di Nadine Muriot, l'omicidio per tappare la bocca a una che sapeva delle cose e voleva denunciare i delitti del mostro di Firenze. Ci sono delle finalità di base e poi una serie di altre finalità. Infatti mi fanno ridere quelli che dicono escludo la pista esoterica, ma mi verrebbe da dirgli, ma che cazzo ne sai di esoterismo? Primo, che cazzo escludi la pista esoterica, che non è incompatibile con la pista della vendetta o del ricatto, eccetera, sono assolutamente collegate. Cioè non è che le sette esoteriche non sono sette che si svegliano un giorno la mattina, ragazzi facciamo un delitto esoterico, sì dai, ma che è il delitto esoterico? È il delitto che sì, la scelta delle vittime comunque può essere sicuramente diversa, di volta in volta con motivazioni diverse, poi configurato il rito, no? Secondo i dettami della setta, per quello specifico. Certo. Faccio un esempio, se la setta ritiene che ci sia un pericolo per lei perché c'è un investigatore che sta indagando,
decidono di ucciderlo perché devono eliminare quello che sta indagando, però certo lo uccideranno con delle modalità esoteriche, quindi tu troverai sul luogo del delitto dei cosi esoterici, ma non è che questo esclude il fatto che questo tizio sia stato ammazzato perché comunque stava indagando, e sono quelli che parlano senza sapere di pista esoterica e la escludono così a priori perché dicono che l'esoterismo è una cazzata, cioè sono dei, o in malafede, come appunto con personaggi che ho citato, o sono dei perfetti ignoranti, perché capire cosa significa esoterismo, cos'è l'esoterismo, non è una cosa semplice. La cosiddetta eterogenesi dei fini, no? Esatto, certo, sì. Ma scusate, anche la mafia, quando uccide, che cosa fa? Come si identifica il delitto di mafia? Che anche quello è un delitto rituale, rientra nei delitti rituali. Che c'è uno che sta parlando troppo e quindi vuole parlare con la polizia e quindi ha parlato troppo. Lo uccidono, gli tagliano la lingua, il simbolo, e poi lo fanno trovare in un posto, in una via che richiama la polizia, che ne so, via ispettore Vatte la Pesca, in modo che si capisca che voleva parlare con la polizia e che aveva la lingua troppo lunga. Lì c'è un rituale, ma lo viene eliminato perché vogliono eliminare uno con un motivo pratico, e non è che allora uno, se trova la lingua mozzata, dice questo è un rituale esoterico, mica un rituale di mafia. No, chiaro, cioè, ma poi ricordiamo che le mafie hanno quasi tutte, almeno a quanto mi risulta, un aspetto esoterico molto importante già dal giuramento, no? Che chiamiamoli i picciotti, no? Fanno poi per diventare organici alle organizzazioni mafiose, soprattutto nelle organizzazioni calabresi e siciliane, proprio sembra che ricalchino in gran parte alcuni rituali massonici, i rituali di iniziazione, quindi sì, l'origine potrebbe essere comune. Quindi la pista esoterica è solo una chiave di lettura, cioè praticamente a che serve capire che la pista è esoterica? Che ci sono personaggi dietro a quel delitto legati all'esoterismo, ma poi non è che l'unico movente esoterico. Quando si parla di movente esoterico, a me mi fanno ridere, vuol dire che già non hanno capito niente, perché non è un movente l'esoterismo. L'esoterismo è una modalità con cui chiunque pratica esoterismo uccide la sua vittima, perché chi pratica esoterismo e chi sta in una fratellanza esoterica non può che uccidere in modalità esoteriche, forse anche la moglie, perché un giorno si incazza con la moglie e la vuole ammazzare, la ammazzerà con modalità esoteriche, perché quello è il loro modo di fare. Ecco, Matteo, stavi dicendo a proposito? No, niente, niente di rilevante. Mi chiedevo se appunto, non, proprio nel caso specifico del mostro, l'aspetto, tornando all'esempio del delitto di mafia, non ci sia appunto la volontà anche di mandare un messaggio a un certo livello, come scopo, diciamo così, nel complesso degli scopi del delitto del mondo. Mi sembra, io ci vedo... Attenzione tu. Non nello specifico, io mi stavo riferendo proprio a un messaggio a uno di questi gruppi, diciamo così, utilizzando il loro codice, in modo tale che per quello specifico gruppo fosse chiaro il messaggio che dovesse arrivare, un po' come fosse un delitto di mafia. Beh, in alcuni casi sicuramente sì. No, ora mi riferivo proprio al mostro di Firenze nello specifico. Se sì, c'è, anche c'è in alcuni casi, cioè, per alcuni delitti secondo me c'è anche questo messaggio, diciamo così. Ma il messaggio è un po' complesso da decrittare, insomma, nel senso che è un messaggio che l'organizzazione dà al mondo esoterico, che la Firenze è sostanzialmente il fulcro della Rosa Rossa, perché i vari delitti, se noi andiamo a vederli nella cartina, disegnano una sorta di cerchio attorno a Firenze, cioè se partiamo da Calenzano, eccetera, alla fine circondano Firenze i vari delitti. Come se consacrassero il suolo di Firenze. Esatto, consacrano il suolo di Firenze alla Rosa Rossa, e che significa che la Rosa Rossa è la capitale mondiale, tra virgolette, della Rosa Rossa. Non a caso Thomas Harris, no, quello del silenzio degli innocenti, sì, che in Hannibal mette
cioè Hannibal è una metafora della Rosa Rossa, è una minaccia a Giuttari, è tutta una serie di avvertimenti quel libro che riguarda la, viene a Firenze perché comunque questo, qui c'è, cioè a Firenze c'è la, non so se c'è ancora perché non, però diciamo per un certo periodo è stata la capitale dell'organizzazione, quando invece la capitale era sempre stata a Londra. Praticamente nel momento dei diritti di gioco lo squartatore si consacra a Londra e poi a un certo punto, per qualche motivo che a me è ignoto, si consacra a Firenze. Interessante. Allora Dario, abbiamo dilungato veramente tanto e io volevo ringraziare Paolo Franceschetti per l'immensa esperienza e anche Matteo perché stasera è stato preparatissimo sull'argomento, sì, e invitarlo anche, ovviamente Paolo quando vuole è il benvenuto, ma anche Matteo per prossime dirette. Diciamo, guardate, se mi invitate vengo volentieri, ma tenete presente che dico sempre le stesse cose, perché non scopro più cose nuove, ormai siete voi, non scoprite vero, cose nuove e mi interessa molto quello che fate, perché obiettivamente state facendo un lavoro eccezionale, quindi siete voi adesso che vi invitate. Associo complimenti per Dario e altro. Grazie, grazie. Quando vuoi, Dario, aspetta, Dario, dici tu che hai sentito che hai parlato con Introvigne. Sì, quando gli hai chiesto la famosa delizia? Ho scritto una mail a Introvigne chiedendo informazioni riguardo la famosa perizia e lui mi ha detto semplicemente che era segretata e che quindi non poteva dirmi niente. Poi in un modo o nell'altro sono riuscito a averla e... quindi abbiamo sì, desegretato la perizia. Abbiamo desegretato, sì, questo documento così segreto, appunto. Va bene ragazzi, grazie. È stato un piacere e appunto rinnovo l'invito per quando volete, siete sempre i benvenuti e alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Buonanotte.